Sentito gioco, sì. L'audio come lo sentite, raga, del gioco? Ma che carino, mio Dio! Il fantastico fratellone di nuovo assieme in viaggio verso un bel festival. Cosa diceva l'invito? Festival Origami, chissà come sarà. E non vedo l'ora di rivedere Principessa Peach, da un po' che non andiamo a trovarla. In Paper Mario, Mario non parla, parla solo Luigi. Il che non è un bene, signori. ADM, amore della mamma. Allora, era tutto addobbato a festa per questo festival. Però non c'è nessuno, signori. Non è un... Ecco, però è il mio festival ideale. Senza nessuno. Eccoci a Borgo Toad, lì c'è il castello di Peach. Sembra le attrazioni che si fanno in Animal Crossing che non le usa nessuno. Dove sono tutti quanti? Non avremmo mica sbagliato giorno. Mario, dai un'occhiata all'invito. Quando è che dovevamo essere qui? Siete cordialmente invitati al festival bla bla. Data XX, cerchio, cerchio. E oggi mi sa che è XX, cerchio, cerchio, quindi non si può sbagliare. Ok, perlomeno il giorno è giusto, staranno ultimando i preparativi. Diamo un'occhiata al castello, forse sono tutti dentro. E invece... Però voglio dire, quella sarà tutta zona pedonale, loro entrano col kart. Cioè... Maledetti. È tutto strano. Ma Mario non ci vede niente con quello altissimo messo là. È proprio come le bancarelle nei mercati di Animal Crossing. Il famoso castello di Peach. Siamo arrivati con la musica tipica di... Insomma, del castello di Peach. Siamo arrivati. Allora, io parcheggio il kart, ok? Non mi va di dare la mancia al posteggiatore. Mi fa morire Luigi. Luigi. Sì, è braccino corto, taccagno. Poi la mancia, dipende. Scusami per averti fatto aspettare, adesso andiamo dalla principessa. Dove l'hai parcheggiata, Luigi? Beh, non lo voglio sapere. Che bellini. Con l'oro che è fatto tipo di... Come si chiama? Il domopack. Alluminio. Fa un po' paura qui, no? E dove tu... Dove sono tutti? Non si è vista nemmeno l'ombra di un Toad. Oh mamma mia, ho dimenticato il regalo nel kart. Torno a prenderlo. Ma la cosa giusta la fai, Luigi. Parcheggiatori ovviamente abusivi, eh. Che sfortunaccia. Per non dire un'altra cosa. E ora come faccio a uscire con la porta chiusa a chiave? Non preoccuparti, Mario. So cosa fare in situazioni del genere. Bisogna trovare Mario, giusto Mario? Questa è un'autocitazione. Per Luigi's Mansion, lui quando si chiude nelle mansioni, nelle ville strane, deve trovare lui, deve trovare Mario. Oh. Va bene, un bel respiro profondo, vado a cercare la chiave di questa porta. È così che fai tu, no? Aspettami dalla principessa Peach, d'accordo? A dopo. Leggo anche perché qualche parte di dialogo può essere nascosta dietro la webcam ogni tanto. Per adesso non posso saltare, ma dopo... Sì, dopo potrò saltare. Grazie, Aze0it. Ah, Mario. E la principessa Peach è diversa dal solito. La principessa Peach, di solito, versione Paper, è un amore della mamma sua. Che piacere vederti. Dimmi una cosa.
Non pensi che il regno dei funghi vada spiegato e poi ripiegato in una nuova gloriosa forma? Posso rispondere, ma io direi no. Giusto? Prova a rispondere sì. Rispondo sì. E poi, quei Toad non andrebbero fatti tacere per l'eternità? Sì. Che succede se rispondo sì? Però è vero che i Toad hanno una voce orribile. Rispondo sì. Capisco. Ultima domanda. Non so cosa cambia dire sì. Ti piegherai per rinascere in una nuova forma come me? Sì. Risposta sbagliata, risposta esatta, non importa. Vabbè, non importa, allora perché mi hai fatto scegliere. Le tue parole sono flebili come carta velaina. Addio. Allora, Tenaga Comics dice, titoli di coda, tra virgolette, ma tu scherzi, ma nei passati Paper Mario c'era questa cosa, cioè ti chiedevano, vuoi salvare il regno? Sì, no, all'inizio. Se tu dici no, finisce il titolo di coda, game over. Quindi, vi aspettavo anche una cosa del genere qui. Mario? Scusate il doppiaggio che è quello che è. Devi sempre fare un'entrata a effetto, eh? Anche tu qui per il festival Origami? Questa sala d'attesa a tema sotterraneo è un enorme passo avanti rispetto all'ultimo festival a cui sono stato. Che classe! Non è una sala d'attesa a tema sotterraneo, Koopa! Non hai per caso visto Patron Bowser da qualche parte, eh? Padron. La luna cattiva? Grazie Mauro Gatto. Non è da lui piantarci in asso così negli eventi pubblici. Ehi Mario, sei proprio tu. Sono un tuo grande fan, cioè ho sempre sognato di affrontarti. Anche se mi calpestassi sarebbe un onore. Un fan un po'... come dire. Grazie Raxiod. Lo prendo un po' per mistress, insomma. Wow, che giornata pazzesca! Prima incontro la principessa Peach e adesso te! Devo dire che la principessa mi è sembrata un po' diversa dalle foto. Un po', come dire, sgualcita. Le foto sono photoshoppate. Seguiteci. Sì, chi incontreremo ora? Ditemi che c'è un Toad. Non ho mai visto un Toad dal vivo. Oh, quanto entusiasmo. No, tu no. Oh, spero che non dovrai aspettare tanto, Mario. Se vuoi ti faccio fare un autografo da Toad. Ma che carini, oh mio Dio. Mario pensa. Mario, sei tu? Mi serve il tuo aiuto. Io mi trovo in un luogo molto strano. È buio e angusto, come se mi trovassi tra due dimensioni. Non so se dovrei essere sbalordita o terrorizzata. Forse entrambe le cose? Se non ti è troppo disturbo, ora vorrei uscire. Puoi aiutarmi? Ragazzi, le scritte vanno lente, quindi... mi attengo alla velocità della scritta. Non sono io che vado là. Cos'è stato? Si è illuminato qualcosa sul pavimento? Per caso è una piastrella manforte? Sì, mi pare evidente. Grazie Catamarano 05. Bene, credo. Voglio dire, non sono del tutto sicura di ciò che ci devi fare. Puoi provare a usarla in qualche modo? Usiamo gli artimagni. Prende, si usano con il senso del movimento. Beh, ottimo, ora le tue braccia sono grandi e allungabili. Sapessi. Ho sentito parlare di quegli aggeggi. Penso che si chiamino artimagni. Prova a usarli per toccare un po' il muro. Forse riuscirai a liberarmi da questa strana dimensione. Se non riesci a coordinarli, bla bla. Allora,
un po' più in alto, ok, afferra. Yeah! Vai! Ce l'ho fatto. Quindi quella stava parlando spiaccicata al muro. E vai, sono finalmente libera da questo limbo interdimensionale. Oh, ero soltanto incastrata nel muro. Beh, sì. Tu devi essere Mario. Io sono Olivia. Immagino che vorrai sapere qualcosa su di me perché ero intrappolata là dentro, eh? No. Beh, adesso forse non c'è tempo. Dobbiamo trovare una via d'uscita prima che gli eventi prendano una brutta piega. A proposito, pare che nessuno abbia pensato di farmi dei piedi. Ti spiacerebbe darmi un passaggio? Sì, ma voli! Più che limbo, lembo! Copiata da Rev Zero questa volta. Un martello. Così, un martello. Nella prigione, un martello. Oh, cosa hai trovato? Sembra uno strumento capace di spaccare di tutto. Che ne dici di provarlo premendo B? Ecco, già primo. Queste sono le monete dentro le casse. Sai, credo di aver appena avuto una buona idea. Non ti prometto di avere sempre idee geniali, ma sono sempre pronta a condividerle con te. Se ti trovi bloccato e non sai come proseguire, bla bla. Anche se non ci conosciamo per niente, scommetto che saremo una squadra affiatatissima. Sì, sono in blind, ragazzi. Cioè, questa prima parte l'ho fatta, ma pochissimo. E poi dopo non l'ho fatta più, quindi sì, sono in blind. Ok, comincio a orientarmi. Sì, siamo senza dubbio nel sotterraneo del castello. Ma i sotterranei odorano tutti di sotterraneo? Beh, sì. Sono sotterranei. Odorano di sotterraneo. Ma che c'è? Chiusa. Va bene, tenetevi i vostri segreti. Andrò di qua. Ehi, piantatela! La voce era di Bowser. Razza di... Voi non sapete con chi avete a che fare. Hanno piegato Bowser. Cosa volete fare al mio scagnozzo? Vi ordino di darci subito un taglio. Occhio a quello che dici, Bowser. Potrebbero prenderlo alla lettera. Stanno prendendo Koopa? E lo stanno... piegando... e pressando. My god. E anche il Goomba di prima. Cosa hai visto? Niente di terrificante, spero. Questo era l'ultimo. Praticamente gli origami sono cattivi. Manca solo quello con i baffi. Luigi! O sono io? Luigi non so. Ok, forse ho tempo di fare un piccolo riassunto delle puntate precedenti. Quei tipetti tutti rigidi si chiamano soldati origami. Nonostante la loro andatura non esattamente spedita, ti assicuro che possono essere molto pericolosi. Meglio evitarli ad ogni costo. Ad ogni modo, cosa pensi che avrà voluto dire con questo era l'ultimo? L'ultimo di cosa? Entriamo. Se io salto, vado qua. No, non concluso. Beh, un cavolo. Andiamo. Mario, anche tu qui? Beh, che stai aspettando? Tirami giù da questo coso. Perfino tu sai benissimo che una testa coronata non si tratta così. Testa coronata? Ho piacere di fare la tua conoscenza. Anche tutti gli altri abitanti del tuo regno hanno solo la faccia. Ho anche un corpo, eh? È solo che quei tizi piegati mi hanno preso e... beh, ora non voglio scendere in particolari. L'hanno seviziato. Ma ne ho viste di peggio, fidati. Ad ogni modo, io sono il grande Bowser. Ed esigo di venir liberato e riportato la mia forma consueta. Ma a me chi? A me da Super Mario chi me lo fa fare? Ora, caro Mario, ignora la tua insolente amichetta svolazzante e tirami giù da qui, te lo ordino. Io farei lo stesso per te. Hai bisogno di me, tanto quanto io ne ho di te, ammettilo. Inoltre, se mi liberi, ti rivelo un segreto.
e nessuno sa resistere a un segreto. Muah! Che interpretazione, ragazzi, pure la risata vi faccio. E dai! Non si è liberato. Ah, pensavo che mi sarei dispiegato o qualcosa del genere. Vabbè, non importa. Ecco il segreto che ti avevo promesso. Questa stanza ha un'uscita nascosta. Ho sentito quei buffoni che ne parlavano. Cialtrone di cartapesta di seconda categoria. Ora sbrigati a trovare l'uscita, così ti concederò l'onore di portarmi con te quando te ne vai. Non sei molto credibile così, Bowser. Ok, c'è questo go... Artimagni. Visto? Wow. Cosa faresti senza di me? Veramente era facilissimo. Cioè, che c'erano altre strade. Ci stai prendendo la mano con quegli artimagni, Mario. Ok, allora salviamo. E qua avevo salvato, ragazzi. Fiu, la tua avventura fino a questo punto era al sicuro. Direi di salvare sempre quando vediamo uno di questi blocchi. Che ne dici? Ma fatti i fatti tuoi. Va bene. Va bene. Sì, perché mi ha detto che così c'è il menu. Per adesso non c'è un cavolo. Sono le mie armi, le scarpe e il martello. E vabbè. Ma quelle cose si possono spaccare o sono qui solo per decorazione? Decorazione confirmed. Va bene, saliamo. Puff, puff. Ehi, rallenta. Sto camminando con la faccia. Nessuno mi ha mai umiliato tanto, povero Bowser. Cioè, nessuno a parte loro. Ma la pagheranno cara. Ah, oh, finalmente. Ma io voglio che Bowser rimanga così per sempre. Per tutto il gioco. Aia. Eccola. Non voglio che mi veda in queste condizioni. Perché sei ancora così piatto? Perché non vuoi unirti a me in tutta la mia gloriosa pieghevolezza? Coraggio, possiamo darti una nuova forma. Ah, quindi sei tu il famoso Mario, l'eroe di cui la principessa Peach si fida così tanto. Sì, sì, andrai bene, robusto, colorato e con i baffi belli folti. Che ne dici? Ti unisci a noi di tua spontanea volontà? Bowser dice, anch'io sono robusto e colorato. Altrimenti dovremo piegarti al nostro volere. Allora, sì o no? Dico sì? Tss, pensi davvero di ingannarmi col trucchetto della psicologia inversa? Guarda bene la principessa Peach. Così sta molto meglio, non credi? Non serve che rispondi. Presto le tue cartacce membra... Le tue cartacee, membra, subiranno la stessa sorte. Soldati Origami, venite subito qui. Questo era il mio fan, ragazzi. Non avevo mai visto un soldato Origami così, Mario. Assomiglia a qualche tuo amico di carta piatta? Non mi hai mai fatto conoscere Todd. Oh, poverino. Preparati a venire piegato. Queste sono brutte cose. Ok, questo è il sistema di combattimento. Primo scontro con gli origami. Praticamente ha un sistema particolare con questa ruota che va ruotata, in modo da metterli in fila e poterli picchiare tutti quanti con la, con i salti. Oppure, adesso intanto facciamoli coi salti. Intanto questo è un tutorial. Battaglia ondate, va bene, sì. Fino a qua ci sono arrivata, quindi già l'ho visto. Ok. Senti, ho un'idea. Se riuscissi ad allinearli tutti e quattro, potresti saltare in testa a tutti loro, uno dopo l'altro, con un singolo attacco.
Ok, usa L, va bene, lo so, ti va... Ho cap... Allora, seleziono questa riga, vabbè, lo so, e lo sposto qua. Dopodiché, siccome sono in fila così, uso le, cioè il salto. Perché il salto va così, uno dopo l'altro, fila per lungo. Quindi uso le scarpe. Va bene! Ok. Turno di Mario. Con giusto tempismo guadagni un extra di danno. Cioè premendo A col giusto tempismo ogni volta che salta. Invece per quanto riguarda il martello, il martello colpisce solamente un'area quadrata, quindi due righe adiacenti, come questi qua, non per lungo. Va bene! Ok, sono disposti in maniera diversa, quindi proviamo il martello. Ok, questi si spostano. Prima li metto tutti... Un'area meno lunga ma più ampia col martello. Va bene. Proviamo, dai. Ok. Quindi li sposto qua. Poi prendo il martello. Ok. Dio. Martello. Martello. Non ho fatto proprio bene il tempo perfetto, però vabbè. Sbam! Veloce, elegante ed efficiente. Ma ricorda, funziona solo se disponi i nemici proprio in questo modo. Gli attacchi in salto e con il martello richiedono formazioni ideali diverse. Qua c'è Raiden. Ciao, ma bellezze mie, ma siete così tanti per Paper Mario? Ma questa è proprio una dimostrazione di cultura da parte del nostro pubblico, eh? Wow, io pensavo saranno 300. Vabbè, che poi sono sempre tanti, però rispetto ad altre circostanze. Grazie. Sei riuscito a vincere la prima battaglia, bravo. Ma quelle sono di gran lunga le creature meno letali tra quelle che popolano il regno. Sei arrivato esattamente dove avevamo lasciato. Esatto. Il... Perfetto, perfetto. Beh, mi sa che non ha più senso continuare questa messa in scena. Io sono la Madonna. Ragazzi, ma quanto è bello artisticamente parlando. Ed ecco. Fratello! No, non può essere. Non volevo credere. Nel frattempo Bowser, ragazzi, alla faccia della famiglia disfunzionale. Bowser è un mito. Quante volte ti ho detto di fermarti? Ti prego, ora la devi smettere. Mario avrebbe dovuto lasciarti nel muro dove ti avevo infilata. Detto ciò, se tenti di ostacolarmi, non esiterò a farti finire nel bidone della carta da riciclare, sorellina. Quanta cattiveria. Ah, a proposito. Io non sono più tuo fratello Holly. Il ciuffo, ragazzi, il ciuffo. Che è un... Ora sono re Holly. Io ho il ciuffo biondo. Quando avrò finito, tutti quei miserabili Toad saranno belli piegati. I cartacei e i scagnozzi di Bowser rinasceranno come soldati origami al mio servizio. E infine piegherò al mio volere il mondo intero. Sarà l'alba di un nuovo regno degli origami. Scusate, questa l'ho messa io. Licenza artistica. Lui sta conquistando tutto il mondo con la carta. Paper Mario ha copiato da Dark Souls. Peccato che Paper Mario c'è dal 2000 e dal 98, però... È arrivato pure un tipo timido a salvarci! E praticamente lui sradica l'intero castello di Peach e ne fa la sua base. E da lì, con questi nastri che si dipanano, raggiunge 5 regni che noi dovremmo visitare. Tutti diversi. E c'è Luigi! Giustamente, Luigi.
Dovevamo salvare Luigi. È una cartolina, ragazzi. Si vede bellissimo. Sì. Si vede bello. Lodovigi. F per Luigi. Sapi bello. Esatto, lui è carino. Ok, sono caduta dentro un albero. Ad esempio, mia suocera, no, per dire che il televisore funzionava e si vedeva molto bene, dice, si vede bellissima. Vediamo che c'è di qua. Non si vede benissimo. Oh, guarda i fiori, se li colpisco. Sì. Diventano così tutti di carta. È perché sono di carta, quindi semplicemente si stracciano. No, questa cosa è orribile. Non è orribile, è bella. Guarda quanti coloni. Oh! Gli alberi, aspetta, se cascano i soldi, veramente Animal Crossing reference. No. Non è mai successo. Però cadono questa sorta, questa carta velina colorata. Che poi così presta alle fronde degli alberi che in realtà sono verdi. Ma non facciamo niente. Gli artimagni. Devo trovare Olivia. Devi abbattere quest'albero per camminare là. Per arrivare giusto. Là. No, no, devi abbattere gli artimagni. Ma gli artimagni non li posso usare. Devo trovare Olivia. E allora l'albero lo abbatti. Non puoi saltare, vero? Sì. Ah, salta e abbatti. Salta e dai il colpo. No, salta e dai il colpo non si può fare. Non si può fare. Qui è blind. Da qua in poi è blind, ragazzi. Vabbè, dai, non deve essere difficile. Andiamo a sinistra. Allora, se non è negli alberi, devo studiarmi qualcosa là. Poi non cadono. Per quest'albero non cadono. Però non cade nemmeno Olivia. Allora, andiamo tutta a destra. Vediamo cosa c'è. Vediamo cosa c'è tutta a destra. E qua? Tutta a destra. No, no, no. Sente, mi sembra. Cioè. Ok, studiamocela, vediamo. No, qua casca. Vediamo se possiamo andare giù da questa. Qua. Non l'avevo visto. Attento! A meno che tu non sappia volare come me, dovresti fare attenzione a dove metti i piedi, Mario. Questa fossa mi è sembrata tanto. Vedi quella grossa buca nel pavimento? Si chiama strappo strambo. Strappo strambo. Ti ricordi nella stovasca? Ah sì. Se solo potessimo ripararlo in qualche modo. Che ideona, ecco, tieni. Ma da dove sta? Cioè, vedete, lo strappo lascia intravedere lo scheletro di ferro, di metallo, di stagno che tiene in piedi tutta la struttura. Ho capito. Questa cosa è fantastica. Hai notato quei pezzi di carta colorati che sono caduti dall'albero quando sei precipitato? Sono dei coriandoli. Ah. È difficile da spiegare, ma qui tutto è fatto di carta e ogni coriandolo è un piccolo pezzetto di questo mondo. Sì. Perciò se ne raccogli tanti e poi li spargi su quello strappo, dovresti riuscire a chiuderlo. Bene. Ah, vedi lì con il sacchetto? Ti indica sempre quanti coriandoli hai con te. Potresti provare a colpire con il tuo martello fiori, erbe e alberi, così da farne sbucare fuori. Quindi ha un'utilità precipua, anche se noi li abbiamo abbattuti per minchia, se vogliamo. Però adesso li raccogli, vedi, prima no. Perché prima non ne avevi utilità. E come si capisce quanti ne ho? Niente, il sacco è più o meno pieno. Adesso è giallo. Secondo me si divide in rosso giallo o arancione. E giallo e verde. Verde okay. Vuol dire che ce l'hai pieno. Penso tu abbia raccolto coriandoli a sufficienza. Prova ad avvicinarti allo strappo, ma piano piano. Ragazzi, volevo fare anche un plauso, ma in realtà che dura ormai da anni, alla localizzazione in italiano di Paper Mario, sì. Perché è sempre straordinaria. E questo non è da meno, perché le battute non sono tradotte in modo pedisseco, ma sono proprio riadattate. Quando sei pronto, premi ZR per ricoprirlo di coriandoli. Swish ZR, tac ZR, tada ZR, tac ZR. Ok, il commento sonoro è opzionale, noi... ma è caldamente consigliato. Noi scegliamo tac, giusto? O swish, fai tu insomma. Oh! Bene. Ancora? Ah, certo. Non mi pare coperto al 100%. Forse devi farlo proprio tre... Deve dirti che effettivamente... Ah, l'hai ricostruito... Devono uscire i soldi di cartone. Sì. Ha funzionato? Sembra di sì, vero? Beh, se ha funzionato stavolta dovrebbe funzionare sempre. Sono un inguaribile ottimista, lo so. Molto bene, meglio così che pessimista. Però Olivia parla un po' troppo per i miei gusti. Se non ce la facessimo, preferirei che questo non fosse l'ultimo ricordo che hai di me, intesi? Poi tutta questa quest'uso ottimo del condizionale e congiuntivo. È messa sottoterra. Secondo me devo dire, se non ce la faremo... O meglio ancora, che ne diresti di liberarmi direttamente e non parlarne più?
Che amore della mamma. Tira. Quindi ecco perché Olivia non poteva venire, Sigi 91, perché era incastrata. Sembrava fosse sotto la fossa, invece no. Fiu, ma molto meglio ora, grazie mille. Vediamo un po', dove siamo? Non c'è nessuno a cui chiedere, potrebbe essere un problema. Oppure proviamo a esplorare un po', dai. Ah, se ti servono dei consigli, premi X. Okay. Oh, io direi di, ecco, bravissimo, accumulare coriandolazzi in maniera tale da avere una scorta. Ah, vabbè, comunque mi devo avvicinare, sennò non vengono. Sì, un po', un minimo. Non li prendo automaticamente. Ok, beh, è verde. Mi basta. Non penso si riempia oltre il verde. Si potrebbe provare. Ok. Allora, mio fratello sta già piegando questo mondo al suo volere. Pessima notizia. Che fratello maledetto. Ok, colpisci. Ragazzi, nei commenti sotto il video che abbiamo pubblicato oggi ci dicevano: ma questo è da giocare con i Joy-Con separati. In realtà si gioca benissimo anche col controller Pro, eh. E oppure con i Joy-Con nel cane. Incastrati nel cane. Ho preso un fungo. Un utile oggetto che ripristina un po' della salute di Mario. Ah, fungo, è una novità, Emma. Puoi controllare gli oggetti e... Ok, ok, madonna. Quindi sul... Esatto, in maniera tale che si possa giocare anche sul light. Il light... Aspetta, mi viene un dubbio. Noi ce l'abbiamo pure. Ma i giroscopi? Certo. Sì, allora sì. Se no non potresti giocare a un sacco di titoli. Wow, potrei ammirare questa vista tutto il giorno. Guarda la cima di quel monte che è... ma cosa c'è lì? È il castello. Quelle sono le mura esterne del castello di Peach, vero? Sì. Ho visto i nastri di mio fratello avvolgerlo, sollevarlo a mezz'aria e... Puff, scomparso. Io doppio Mario, va bene. Un momento, eccolo lì. Lo vedi? Là in cima, a quella montagna in lontananza. È ancora avvolta da tutti quei nastri. Mio fratello potrebbe essere ancora lì insieme alla principessa Peach. Chissà cosa starà tramando. Ti fermerò, fratellone. Dopotutto è a questo che servono le sorelle. Ah, sì, è vero, a scassare le palle. A fermare. Oh, a proposito di fratelli. Ho visto un cappello verde cadere dritto nel buco dove prima c'era il castello. Mi spiace davvero tanto. Il cappello verde era parente del tuo cappello rosso, vero? Sì. Ti capisco. E chissà come si sentirà tuo fratello. Sono desolata. Magari è morto. Potrebbe valere la pena tornare al punto in cui è caduto per capire meglio cosa può essere successo. Mario se ne stava fregando proprio. Sì, no, diceva, ah, vero, vero, vero. Giusto, un fratello, sì, sì. Tra l'altro è coso. Quell'attore sudamericano nel film di Mario Bros, quindi non mi somiglia neanche. Ok. Qui posso fare... Cos'è Z? Beh, ripara perché probabilmente servirà. Vai. Ah no no, boh, è sprecato. No! Ah, quindi certe volte serve soltanto per risanare il mondo e prendere le monete, non prendere più di, soldi, non sì. Non più di questo. Però no, io avrei abbattuto anche avrei percosso anche l'altro albero. Vediamo i cespuglietti si possono spaccare? Sì. Sì. Che carino. Intuivo perché erano animati in maniera tale che suggeriva che potessero essere trasformati in coriandolazzi. Sentito, qualcuno diceva, c'è qualcuno. Hai visto che adesso è verde più scuro? Credo. Sì, sì, è più pieno. Cosa gli hanno fatto di male? Va in giro a martellare così, spero che non gli regalino mai uno coi baffi. Ah, risana, risana. Fatto di carta non piegata. Monetato. Anche tanto. I baffi sono di carta, assomiglia un po' a Nonno Fusto. A Nonno Fusto? Attenzione delle spine. Risaniamo. Per certi buchi ne servono due o tre. Di e tirate come... di coriandoli. Posso? Ma chi è che sta a parlare? Ok. Cos'è? Mille monete. Bel martello, colpisce cose a caso. No, non sto colpendo cose a caso. Ma fatevi fatti vostri. Vai in giro a martellare così. Spero non gli regalino mai delle piante. Ma che bellezza, ragazzi, mamma mia, che bellezza. No, non sono uno di quei cattivoni. No, ho sbagliato! Vabbè, questo era per festeggiare. Evviva! Ma perché li lascio?
Tanto sono tipo infiniti in ogni albero. Vedi, c'è verde chiaro e poi verde scuro che ti dice, ti indica che è riempito al massimo. Non parlano più? No. Ok, 40. Questi alberi hanno delle liane. Sì, infatti ho notato. Cuoriformi, peraltro, le foglie. Ah, così. Beh, io... Secondo te se la tira? Cosa sono? È un umorismo alla Animal Crossing, se vogliamo. Sì. Devi martellarle. Ok, devi martellarle tutte. No, è un memory! No, memory, no, allora, signore. 110. No, ok, cuore, prova quello sopra, quello sopra. Benissimo. Cuore, okay, cuore. Vai a sinistra, prendine uno. Questo, per esempio. Ah, quello sopra. No, fungo. Vabbè, sotto. Okay. Il 100 era là sopra. Ok. Io impazzivo per sto gioco da piccolo, lo giocavamo con le carte della scuola. Questo... No, no, quello sotto. Questo qua. E vabbè, che io... Cos'è questa cosa? Apri quello sopra. Il 10, va bene, facile. Beh, in realtà è una... Impeccabile, ding ding, peccato. Ma chi sono questi spiriti della foresta che vogliono farmi... Fungo rinsecchito, un po' d'acqua lo riporterà in forma. E come lo faccio? Mi applaudono. Ma Stella! Stella! Maledetta! C'è... che sto facendo? Avi Blu che chiede, ma è un gioco per bambini? No, quando tratteremo giochi per te ti chiamiamo. Esatto. Ho approfittato per salire qua. In realtà sì, è anche per bambini. No? Tesori da collezione! Ho preso il castello, un tesoro da collezione. Oh, guarda che carino, che amore della mamma sua! Dovresti provare a collezionarne un po', sai Mario, anzi perché... Non parlare di collezionismo. Non provi a trovarli tutti. Vediamo se... È la stella ancora, eh? No, 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 sta finendo! No, ma che fa? Ok. Hai perso 5. Voglio vedere sti tesori da collezione. Madonna, che bello, pure i menu sono belli, ragazzi. Ma che... Perché Nintendo mi fa ste cose che poi uno gli deve... Dove si vedono i tesori da collezione? Uno dice perché poi Mario è intramontabile? Perché in realtà, ragazzi, quelli che vedono Mario come sempre la stessa cosa è perché non conoscono tante sfaccettature di Mario. Perché no, ci no, sta. No. In realtà Mario significa 7000 giochi diversi. Mario Maker, Mario Bros, New Super Mario Bros, Mario in 3D, quindi Mario Odyssey, Mario Galaxy, che anche lì sono diversi. Super Mario 3D World, Mario Land, Mario... Paper Mario, Super Paper Mario, Mario RPG, Partners, Fratelli nel Tempo con Luigi, c'è di tutto. I suoi baffi sono ipnotici. Mario, esatto. Per non parlare dei vari titoli derivati dal personaggio di Mario. Mario Kart, Mario Tennis, Mario... vabbè, sappiamo anche Smash Bros, vabbè, ma quello è l'universo Nintendo in generale. Un fungo rinsecchito. No, un fiore. Un fiore... avvizzito. Ma è l'acqua come gliela metto? Il fungo è rinsecchito, il fiore è avvizzito, vedi che ti insegna pure le giuste terminologie. Eh certo. Quindi se sei bimbo, impari i termini. Se sei un... già... Ah, ecco l'acqua! Navigato dal punto di vista grammaticale, apprezzi. È diventato un fiore normale. Oh, però in base a cosa? No, prendi la moneta che mi sta sulle palle che non le prendo. Non so. No, questa una no! Una radio di carta che diventa una radio non più rinsecchita. Praticamente l'acqua... Ma in realtà l'acqua non sistema la carta, No, beh, però attenzione, perché l'acqua per poi... Cioè, ma struzzi! Uno struzzi rinsecchito. Perché struzzi? Ed eccola! Ah, ho salvato struzzi! E vedete, non si è mai saputo se sia maschio oppure femmina. Oh! Si chiamava Birdo, tra l'altro, in inglese. Sì. Certo che ne succedono di cose strane qui. Eh sì. In effetti è vero, cara la mia Olivia. Effettivamente, chiedono in chat, anche l'acqua è di carta. Come l'acqua è di carta? Beh, l'acqua no, l'acqua è acqua. Che è successo? Ripara quel buco.
Danno pure fastidio i buchi, sì, vero? Sì, 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 sì. Ok. Ma come ci salgo qua? Ah, da qua, ok. Allora. Che poi vedete, no? Quella palla dorata che c'è, che probabilmente si apre e fa scendere la liana, vabbè, una cosa del genere. In realtà è cartapesta dorata. Quanto è bella questa... Sì. Ragazzi, ma che cazzo? Cioè, obiettivamente, pensateci, quanto è carino. Amore mio. Eh? Ah, c'erano le monete dentro il coso, scusa. Sì, ma non mi puoi lasciare le monete. Queste in effetti sì. No, no, qua prendo tutte cose. Allora, tiriamo. Ah, oh! Ce lo sapevo. Lo sapevo pure lui. E ora? Salta e tira, no? Ancora questa cosa. Un triangolo. Ah, ah. Ti fa spuntare le braccia magni. Gli arti magni. Oh, brava! Tu non lo senti giustamente perché ho le cuffie, hanno applaudito. E abbiamo preso una vongola, che è? Seme rinsecchito. Seme del frutto d'oro, sembra un po' secco. Devo reidratare un po' di cose. Le bracci magni, secondo me è più bello di arti magni. Io colpisco tutto, non si sa mai. Ok. Non mi convince. Grazie, grazie. Ah, Ken She Wins. A Ken She Wins, grazie mille, 3 mesi, grazie di tutto, grazie a te. E qua che devo fa? Sì, l'idea era giusta, ma... Non c'è... Non si sa. Prosegui sulla destra. Sono molto carichi di coriandoli questi alberi, io... Ah, forse ci butto i coriandoli? Dici? Ma non c'è un buco? Avventata come cosa, no, amica. Avventata. Non fa, non preme. Cosa? Ah, una cosa alla Monkey Island 1, allora. Va bene, va bene. Anche Monkey Island... No, 1 e 3, vabbè. Ma... Che è una sorta di labirinto. Allora, prova... Allora, vediamo. Fammi ragionare. Fammici ragionare. Intanto prendi i coriandoli. Vabbè. Allora, Olivia mi può dare suggerimenti, ma i suggerimenti sono per pussi. I suggerimenti sono per pussi. Allora, perché mi danno tutti questi coriandoli? Esatto. Me ne danno un po' troppi. L'altro non l'hai percosso. Ora sì. Non l'hai scuotuto. Non l'hai scosso. Allora, prova a tornare indietro però da questa strada. Ok, ora dovrebbe farti tornare. No, rifai. Ritorna indietro sempre da quella strada. Se Monkey Island mi ha insegnato qualcosa, dovresti rispuntare. Perfetto, allora no. No, zitta. Un circolo vizioso. Ok, mi prendo una pausa per mettere ordine nei miei pensieri. Non mi suggerire, sì, mi piace sedermi su qualche superficie bella piatta, possibilmente ben illuminata, tipo quel ceppo. Ma tu non ti siedi mai, quindi cosa dici? Vabbè, allora prova a interagire. Ah, dovevo proprio aspettare. Ah, va bene. Oh, ma che carino. Oddio, qua veramente si rischia il... Chi va là? Il diabete, signori. Melito. Come osi sederti sulla testa di Nonno Fusto? Ah, quello è Nonno Fusto e quelli erano gli alberi che parlavano. Mario somiglia a Nonno Fusto? No, come osi sederti sulla testa di Nonno Fusto? Il Nonno Fusto è il tronco. Sì, però loro dicevano somiglia a Nonno Fusto. Somiglia a Nonno Fusto. Non farmi inalberare. Vediamo com'è, magari Nonno Già, Fusto. Già, magari... è il venerabile anziano del bosco. Mostra un po' di rispetto ai ramoscelli più vecchi di te. Poco importa che quegli odiosi piccoli Todd l'abbiano ridotto in quello stato. Nel nostro bosco il legno grosso è ancora lui. Il doppiaggio lascia desiderare, signori. L'hanno fatta fare tutta una stessa persona. Un po' ti somiglia. Proprio così. Grazie a tutte per avermi avuto, per aver avuto l'accorteccia di difendermi. No, vabbè, l'accorteccia di difendermi, signori, io me ne vado. No, ragazzi, dopo l'accorteccia... L'accorteccia di difendermi è però overpowered, ragazzi, questa è un overkill di... un misto tra dolcezza e cringe, però è bellissimo. Ehi tu, Virgulto, torna dai tuoi amici di carta e di loro in che stato mi hanno ridotto. Ho a malapena le forze per parlare. Ma quel tanto che mi basta per insegnarti un po' di buone maniere. Impara. Ti
Così, digliene quattro, nonno Fusto. Avevo detto che erano gli alberi a parlare, Da quando lo hanno tagliato, nonno Fusto è un po' abbattuto. No, vabbè, io me ne vado, signore, me ne vado a casa. Se non fossi già a casa, me ne andrei a casa. Ecco perché ce l'ha con voi. Questi esseri di carta tagliano gli alberi nel fiore dei loro anni, è una vergogna. A proposito, Baffetto, tu non te ne andrai fino a quando nonno Fusto non ti avrà dato il permesso. Quindi mettiti pure comodo perché ci faremo compagnia per sempre. E no. Per sempre? Sembra parecchio tempo. Sembra abbastanza, sì. Signor Fusto, noi non siamo come quei cosi che ti hanno ridotto così. Guarda. Guardami, io sono un origami. Hai detto origami? I miei poveri occhi non sono più quelli di una volta. Beh, allora suppongo che voi altri potreste anche essermi d'aiuto. Se troverete il modo di farmi recuperare tutta la mia energia, allora potrei anche lasciarvi andare. Apprezziamo molto la tua gentilezza, ma non sappiamo bene come farti recuperare la tua energia. Se vuoi ti aiuto nel doppiaggio. Ma non importa, fai il vecchio. Vai, io faccio i maschi. Ma non importa, anche se siamo di fretta, faremo comunque del nostro meglio. Se volete aiutare nonno Fusto, allora vi lasceremo girovagare per il bosco. Non ho detto niente. Ah, ok, quindi si è tolta la cosa. Prego ragazzi, adesso potete procedere a esplorare il monte. Ma non vi gingillate troppo, d'accordo? Dopo tutto quello che dovete fare è recuperare il seme rinvigorente. Pare che sia l'unico modo per restituire a nonno Fusto la sua energia. Buona fortuna. Io l'ho preso il seme. Alla fine non sono servito. No, non si è servito proprio. Ecco, adesso gli alberi ci guardano e le colline hanno gli occhi. Però devono smettere di parlare di me. Ma cos'è che vuole? Ma salutiamo. Bello se cadevi per porca salvare. L'ombra, devi tenere l'occhio l'ombra. Ma se cadi? Beh, secondo me niente, può respawnare. Può provare? Proviamo. 7! No! Vi ho fatto tipo Abby. Però volevamo provare, sì. Ok. Attenzione. Ed è combattimento, signori, battaglia ondata. Ah, sono già belli che Il lavoro di Raiden qui è finito senza essere mai iniziato. Non c'è bisogno di ripassare troppi tutorial, però. Troppi tutorial. Ah, sì. Sì, va bene, questo ormai lo sappiamo. Questi Goomba non sembrano aspettare altro e venire. Devo mettere in riga. Ok, va bene. Siamo riusciti a qui il salto, giusto? Perché abbiamo visto che il martello prende più blocchi, ma meno in lunghezza. Invece il salto. Sì, vabbè, è la prima. L'ho capito! Ma tu devi pensare che è per bambini. Va bene! Sì, c'è l'amplificazione del danno, però per qui la rifallo. Mi spunta proprio a. Benissimo. L'hai fatta bellissima. Rispondo. Sì, vai. E qua invece uso il martello. Vabbè, è la stessa cosa di prima. Non è che si sono sforzati tanto. Invertiti, va bene. E allora, così. Martello. Niente, informazione. Però, cioè, già me l'ha fatto sto tutorial, la stessa cosa, no. Beh, probabilmente per ribadire. Ovviamente non lo rifarà. Magari è l'ultima volta, no? Speriamo. Metticela tutta, Mario, allinea i nemici e spazzali via. Tanti soldi. Vabbè, questo speriamo fosse l'ultimo tutorial. Che poi era proprio identico. Cioè, torneranno utilissimi per chiudere quei terribili strappi. Quindi non solo ci sbarazziamo dei nemici, ma facciamo pure scorta di coriandoli, in modo spettacolare, tra l'altro. Tra l'altro. E comunque, come avranno fatto i soldati origami ad arrivare fin qui?
Secondo te vanno in giro con il solo scopo di combinare guai o un brutto presentimento? Perché la critica principale che hanno avuto gli ultimi Paper Mario è di aver rimosso i punti esperienza. Sì, ma anche questo non ce l'ho. Esatto, però dice, almeno qui forse ti danno qualcosa, i combattimenti. Per il fatto di ottenere... No. Ho sbagliato. Ma poi non li puoi recuperare questi coriandoli che butti. Una volta buttati, sono buttati, devi prendere altri di nuovi, alla faccia del risparmio di carte. Oh, intanto gli hai dato un colpo fraccalo. Intanto, ragazzi, boom. Bam, quindi attacco prioritario. Ora, appena parla Olivia, gli spacco la faccia. Ah, Mattio. Non c'è modo di mettere in ordine con una sola mossa. Finiremo accattorciati prima ancora che la nostra avventura inizi per davvero. Che cattiveria. No, aspetta, non siamo ancora spacciati. Hai visto quel per due sotto mosse anello? Sì, voi non lo vedete, però è scritto per due. Sembra che tu abbia a disposizione due mosse per muovere gli anelli in un turno solo. Vabbè, sono raccomandata. Ok, ma con due mosse allora cambia tutto. O almeno le battaglie in cui hai due mosse a disposizione. Beh, ora siamo salvi. Riflettiamo un secondo. Ok. Allora, questo lo metto qua. E questo lo metto qua. Così è facile. Vabbè, per adesso è tutta una formalità. Non parlare. Sublime, signori, sublime. Ok, prendiamo tutta la roba. Quindi posso martellare anche. Bleh, non riesco a credere di aver avuto uno di quegli origami nascosto dietro la mia chioma. Dentro la mia chioma. È lo stesso disgusto che si prova a sbattere contro una ragnatela tra i miei rami? Ops. Grazie per avermi aiutato. Prendi questo e siamo pari. Oh, grazie. Grazie mille a Kmozzi. Se sconfiggi uno di quegli origami, si trasforma in coriandoli. Questa informazione potrebbe salvare un mucchio di alberi, sai? Oh, poverini, chiudono gli occhi quando li colpisci. Dai, Mario. Ma qua è la fonte che cercavo. Ah! Ora spunta quella mosse anello ne ho una sola. Ok, allora questa la metto qua, così faccio. Scarpe. Scusate, ragazzi, ho dovuto spostare la macchina che era davanti. A un'altra. Ah, poi me la spieghi. Sì, sì, no, niente di. Allora, mosse. C'è una novità nella sezione delle mosse. Questo significa che abbiamo a disposizione due attacchi per questo turno. Scopriamolo subito. Prova a selezionare il primo attacco. Sì, sì, pazzo pazzo, infatti l'ho messo in garage. E che l'avevo lasciata fuori perché. Ma sono scordato. E vai, lo sapevo, abbiamo ancora una mossa a disposizione. Vai Mario, sotto il secondo attacco. Quindi ho due mosse, due cose con gli anelli. I tutorial sono tanti, però... Però... Adesso ci stanno spiegando cose diverse, no? Giusto? Sì, sì, però siccome sono abbastanza intuitive, se mi fai 3000 discorsi me ne rendi inutilmente complicate. E per me ho sempre avuto un sacco di tutorial, eh? Sì. Più che altro c'è sempre stato il personaggio che accompagna Paper Mario che è molto... che fa lo spiegone. Allora, lo so che dovrei avvicinarmi all'acqua, però intanto vado di qua, raga. Vuoi? Aspetta, no, no, no. Cristo di Dio. Oh, un altro collezionabile, il fungo!
Non puoi nemmeno immaginare che potere ha la fonte. Ogni cosa rinsecchita e avvizzita torna come nuova. E io mi prendo i tuoi coriandoli. Ehi, quella è la sorgente che abbiamo visto prima. Sì. Che strano, basta avvicinarsi e si sente subito più calmi, non trovi? Sì, sì, sì. Di solito non lo farei, ma che ne diresti di provare a gettare qualcosa nell'acqua? Innanzitutto butto il fungo. Butta tutto quello che hai di avvizzito. Butto anche il fiore. Poi. Se non ce ne sono ancora. Ah, va. E che fa il fiore di fuoco? Usa per lanciare palle di fuoco. Mm. Nemici in fila. Sono curioso di vedere i semi cosa fanno. Il seme ripristina coso. L'albero, non ho... Ah, e io non c'ero. Non ho fusto. Ah, e l'hai già fatto? No. No. L'aveva detto lui, sì. Detto. Giusto, giusto. Seme rinvigorente. Dallo a nonno fusto. Sembra vabbè. un melone di patino, però... Hai sentito? Mi sa che era il pianto di nonno fusto. Pianto? Quando gli abbiamo parlato, aveva un'aria davvero fragile, ma quello era tutt'altro che fragile. Infatti non sembrava un pianto. Oh no, no. Credi che stia bene? E come ci vado da nonno fusto? Devo tornare tutto indietro? Sì. Vabbè. Speravo che mi ci portasse in automatico. E invece. Presto, presto. Eh sì, ci sto andando. Come mai non bisbigliamo più? Povero nonno. No! Lo hanno smantellato. Quei tre là dietro chi sono? Erano dei funghi giganti, visto? Erano dei Goomba giganti. Io non posso guardare. Poverino, l'hanno ridotto proprio male. Sembra il lavoro di un falegname è andato male. Dei tipacci che non avevo mai visto sono arrivati e hanno ridotto così il povero nonno fusto. Si merita una bella potatura. Io niente, non posso doppiare. Nonno Fusto, riesce a sentirci? Le cose sono serie. Già prima non eri in formissima, ma ora sembra proprio ridotto male. Ma è morto. Oh. Mi è venuta un'idea. Osserva da vicino il viso di nonno Fusto. Non ti sembra simile a uno di quegli strappi strambi? Sì, chiaramente. Cazzo. Magari riusciamo ad aggiustare allo stesso modo. Va bene, mi pareva. Io faccio io i pensieri di Mario. No, perché ci sei caduta? Con tutte le scarpe. Io faccio interprete i pensieri di Mario. Ogni tanto però. Così è facile, non lo fusto. Cosa è successo? Mi è sembrato che qualche gaglioffo mi stesse tormentando di nuovo. Me l'ho sognato. Io faccio... Ah, cavoli, mi sa che è solo la mia mente che mi tira brutti scherzi. Nonno Fusto è tornato! Esatto. Vediamo un po', baffi, ci sono. Folte sopracciglia, ci sono pure loro. È proprio Nonno Fusto, ragazzi. Ho detto, è proprio Nonno Fusto, frega cazzi. Oh, grazie, voglio dire, è ancora l'ombra di se stesso, ma resta pur sempre il rispettato anziano del nostro bosco. Beh, certo è migliorato molto, ma non ha ancora recuperato tutta la sua energia, pare. E io ho il seme. Non lo martellare. Vabbè, forse gli devo parlare. Oh, hai qualcosa per me? Che spacchio me ne faccio di un melone, di ciauro? Sta funzionando? Come ti senti? Sta succedendo qualcosa. Guardate. Stanno cantando. Ho diventato blu. Mario balla, dai. Oh mio Dio. Era Viagra, sì. E quelle tre in realtà sono le sue concubine. Non posso cantare. E beh, qui se la canta lui perché... No, dai, madonna, questa è... cringe di quello bello. Questo qui c'è una buona dose di cringe. No, no, tanta dose di cringe.
È fantastico. Ah, gli è spunta, gli si è eretto pure. Attenzione, il nonno è diventato. Ma che è? Wow, questo non me l'aspettavo. Adesso ha cambiato pure voce, perché è diventato giovane. No, no, hai un aspetto davvero florido. Sono così felice per te. Vai, ora sì che si ragiona. È bastato quel seme per ravvivarmi la corteccia e farmi ribollire la clorofilla nelle foglie. Sono di nuovo giovane. Non vedo il motivo per trattenervi oltre, se non quello di farci un bel balletto tutti assieme. No, grazie. Ragazzi, fate strada al nostro eroico baffone e alla sua piccola amica. Ricevuto, signore, subito, adio, fermativa di corsa. Madonna, è tornato a comandare, signore. Fantastico, ora possiamo riprendere il cammino per il castello di Peach. Tra l'altro, alberelle, siete proprio ad altezza, cazzo. Andiamo, Mario, dobbiamo ancora salvare quel tuo fratello verde. A presto, nonno Fusto, sono davvero contenta di averti potuto aiutare. Beh, tra l'altro il... Grazie per l'aiuto, piccoletti. E in bocca al lupo, là fuori. La virgola ce l'ha messa... Quello che ha scritto non ci stava. Sì! Nonno Rocco è diventato. Ma ci sono i pali qua. Ogni volta per salvare si spacca tutto. E vabbè, i pali superati. Alla larga! A meno che non vogliate stare qui per sempre. Oh, pure il cartello. Dritto al sodo, non ti pare? Parla tu. Eh sì, mi hanno fatto con il legno di uno dei rami di nonno Frusto. Non si butta via niente, tutto si ricicla. L'ambiente va salvaguardato. Ok. Bene. Ah, che bello riparare, signori. Bello riparare. Bello prendere i coriandoli. Attenzione, c'è stato... No! Ma cos'è quello? Là in mezzo a quel cespuglio sembra una specie di faccia. È Todd. Ho un brutto presentimento. Todd, quello di prima. Sono il Todd! Todd parla di così. Come? È così che sono fatti i Todd. Wow, me li immaginavo del tutto diversi. Tipo come? Vai. Perché sono tutto appallottolato? Dai, aiutatemi! È vero, parlano proprio così. Ai, porco... Ora va un po' meglio. Adesso mi spianereste un po'? Meglio, ancora un po'? Stirato alla perfezione, grazie. Mario, vieni da me e mi stiri un po' di roba a casa. È un po' biminchia, però con la voce rauca. Mi scusi, signor Todd, non vorrei essere inopportuno. Come inopportuna? Vabbè. Beh, ma come ha fatto a ridursi la faccia così? È una brutta storia, bruttissima! Sono saltati fuori dei ceffi tutti ripiegati che hanno iniziato a ripiegare e a rotolare tutti i Toad. Molti di noi si sono ritrovati tutti accartocciati senza avere nemmeno il tempo di capire cosa stesse succedendo. Sempre un po' anche la voce di Giacomo Poretti. Cosa hanno È una mucca! Cosa hanno contro di noi, Toad? È un trattamento ingiusto, anche noi abbiamo dei diritti. E le donne? Todd Lives Matter! Brr, mi vengono di nuovo i brividi solo a pensarci. C'è andato. Capo. Sembra opera dei soldati origami. Qui c'è lo zampino di mio fratello. Mario, lo so che abbiamo altre cose di cui occuparci, ma se dovessimo imbatterci in dei Todd, li aiuteremo, vero? Sono tornata, hai detto di sì, ti ho sentito, allora ci conto, Mario? E potremmo aiutarti a nostra volta se premi Y durante una battaglia? Tutti noi Todd, salvati da te, verremo a sostenerti. In che modo? Più saremo, più potremo aiutarti e più cose belle potrebbero succederti. Cose belle... se ne va. Certo, il nostro tifo ha un prezzo, seppur modico. Forse avrei dovuto dirtelo prima. Ah, beh, venduti! Sì, ragazzi. Oh, che faccia tosta. Ma chissà, magari potrebbe tornare utile per davvero avere dei Todd che ci sostengono negli scontri. Esatto. Mario, credo che dovremmo salvarne il più possibile in modo da avere un tifo scatenato quando combattiamo. Ma c'è il tifo... Ora torna Todd. Ma il tifo a pagamento quanto è triste. Beh, però il segno dei valori che nella vita sono fondamentali, ovvero comprare le persone. Questa è un'altra voce, però. No, è sempre così, tutti la stessa voce.
Ma questo è un po' così. Grazie, Mario, sono stato là dentro per un bel po'. E tu sai cosa non c'è nelle tende, vero? Esatto, il bagno. Quindi se l'è fatto addosso. Sì, è vero, non c'è. Babbro Bubi. Gli hai dato una martellata. Sì, è gratis. Questa musica un po' country. Ah. Yeah! Troiando Lazio. Ma quello è un coso. Un coso. Infatti appena ho visto ho detto un coso. Un interfono, un megafono, un... Non volevo, ho sfida la musica. Non volevo. Scusate. Cioè un po' volevo. Ops, ma era tranquillo, scusate. Vabbè, hai fatto attacco prioritario, si sbanda. Sì, ma lui era tranquillo. Sì, cazzi, guarda quanti li ha chiamati. Allora, lì martello. Ah no, li devi metterli lì. Ah, però vedi che ci sono due Todd? No, c'è un Todd messo lì sugli spalti. Proviamo la cosa del tipo. Vabbè, intanto attacca questi. Meno male che adesso... Ma quindi i Todd che salvo si mettono... Olivia è zitta, perché sennò... I Todd che salvi man mano spuntano negli spalti. Ma ti ricordi che in Paper Mario più o meno c'era questa cosa, che era una sorta di teatro, che si apriva e c'era più pubblico a seconda di... Non di quanti ne avessi salvati, ma a seconda di quanto andavi avanti. Sei grazie migliore, di Sobrivia. Grazie, grazie. Ma cosa... Buonasera, cos'è questa... Roidon e Dimma. Guarda, ho preso un insetto... Ah, in realtà era un Todd piegato. Stavo facendo la fine... Vai. Infatti, cioè, non mi togli il lavoro. Beh, stavo facendo la fila per l'altalena, ma quello strano Goomba mi è passato davanti. E vai! E se lo spingo? Vai, a poco! No, ma che... Ti volevo spingere. Ha capito, mi dai martellate per spingermi, ma sei veramente la testa da cazzo. Ma io non lo so, ma che ho preso? 1000 euro. Oh, musica per le mie orecchie. Oh, wow, pure al contrario. Perché questa cosa? È così, dice perché no. La domanda è perché no. Do, di filalo. Scusate, mamma mia. E qua non c'è niente. Ah, ecco. Oh, attenzione, ha voluto i suoi spazi lei, eh. Ah, finalmente un po' di relax. Sta così. Mi sono ricaricata. Mario, che colorito fresco, ti sei ripreso alla grande, ne sono felice. Sì, ma non ci provare. Non posso affrontare tutti quei soldati origami da sola, sei la mia unica risorsa. Perciò quando vedi una panchina, approfittane per riposarti e recuperare l'energia. L'abbiamo copiata da Final Fantasy VII Remake questa cosa, eh? Sì. Questa è la voce fuori campo del narratore. No, aiuto! Lo lascio così. Aiuto, ma puttana, della miseria! Ti lascio così ancora un po', Todd. Conficcato nel tempo. Ammazzalo prioritario. Ehi, porco. Cioè, gli arriva una graniata, una martellata sul cranio da dietro, una coxata. Attenzione, hai più pubblico adesso, hai 2 o 3 Toads. Allora, cominciamo ad avere i nostri primi pareri su questo sistema di combattimento. Aiuto, già è difficilissimo, ragazzi. Tra l'altro è a tempo, eh. Ah, puoi aggiungere tempo? Come? Così. E poi... Quello sotto. Questo qua. Così. Benissimo, lei è allineato. Ok. Quindi c'è una sorta anche di enigma, se vogliamo. Sì, devi prima risolvere questa specie di enigma. Fantastico, l'hai fatto perfetto. Cioè, hai premuto perfettamente sincronizzato il pulsante A. Molto bene. È il ritmo nelle dita. Ok. Hai un totale di 4875 monete. Ah, grazie. Il mio posto è sopra il tronco, non sotto. Ok. E cava. Sarebbe bello trovare qualcosa da mangiare. Che vuoi da me? Io mangio solo escrementi. Ah, un altro Todd. Grazie. Temevo che la mia fine fosse arrivata. Essere deliziosi è sempre un rischio.
mille sfumature di biminchia, qua la gola si è rata. Vabbè, puoi doppiarli anche normalmente? Non ci sta la mia voce. Ma quello l'hai lasciato lì. Sì, vabbè, questo è un po' diverso. Cercavo qualcuno che mi desse una mano e ho trovato un martello. Sei pieno di sorprese, vai. Ci sta? Sì. Con l'accento. Oh, mi hai spaventato però. Ho paura dei soldati uragane. Che ci posso fare qualche volta? Todd dopo 30 anni di fumo. Allora, questo mettiamo. Era tipo cosa? Come si chiama? Camilleri. Questi. Che parlava così più o meno. Ti sei dimenticato un Todd azzeccato nel. No, ora ci vado. Ora ci vado. Intanto però Pam ha il capitale immobilizzato, poi. Martello! Per adesso le formazioni sono sempre quelle. Quelle due. Linea e quattro. Sì. Ma immagino solo perché è l'inizio. Sì, sì. Ora infatti è contento, che carino amore della mamma sua. E qua? Questo come lo facciamo parlare? Un giorno arderò, dobbiamo. Ma il legno parla. Sì, tutto parla. No, solo il legno. Questo è giallo, mi piace, gli faccio una voce splendida. Oh, grazie. Non so davvero perché stessi tagliando così tanta legna. In realtà ne ho a sufficienza. È da splendido sempre da bimbo minchia, però. Ehi, porco. Ma è piegato. Ma, mamma, ma che cazzo. Ma è piegato. Mi ho capito, ma non mi. Ma è andato a martellare il cane. Sono censurato, le bestie, hai sentito? Ah, c'è un altro Todd qua sopra. Quel rumore che non riuscivo a smettere di fare stava cominciando a infastidirmi. Però perché doveva fare l'insetto? Esamina. Eravamo alberi un tempo, ma non temere, ci trasformeremo in cenere e daremo vita a nuovi alberi. Oh mio Dio, questa cosa è super triste. Tutto si crea, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. No, raga. Accendimi, dobbiamo ardere. E come... posso usare il fuoco? Un giorno arderò. No, non posso usare il fuoco. Beh, ma in realtà è la metafora della nostra vita. Cenere eravamo e cenere torneremo. Adesso. Troppe voci per questi voci. Grazie per avermi salvato da quella... Che c'è da ridere? Non ho capito. Catasta di legna. Le mie pieghe sono così profonde. Tornerò normale. Ragazzi, il fiore non lo posso. Giuro che avevo un'altra voce, mannaggia la miseria, sembrava. Ragazzi, il fiore non lo posso. Sembrava rianzante prima. No, non volevo un suggerimento. A parte che bel suggerimento. Non posso usare gli oggetti ovunque. Lo posso usare solo nel menu. Nel combattimento. Niente, sti cosi li posso rompere per far smettere la musica. Ma nella casa ci puoi trasere? Sì, ora ci vado. Qui dentro si sta belli asciutti. Sono molto rassegnati al loro destino questi Lugs. Lo sapevo che c'era un coso invisibile, perché c'era qua... C'era questo quadrato a terra. Sì. Ci sono un sacco di segreti, ragazzi. Tipo queste cose qua. Facciamo si devono... Segreti easter egg. Si devono riparare, o no? Voce del verbo trasire. Sto sognando che si possa riparare. Sì, chi dice, sì, chi protesta. Sono bravissima, ragazzi. Allora, Midna, però vuoi toglierci l'entusiasmo togliendo la musica? Dillo. Ma non l'ho fatto apposta. Oppure evitare i copyright. Non credo che ci siano per questo. No! Midna scacca. E poi uno scacca. Attenzione, no, hai scacato. Basta, non c'è altro. Ormai lo devi ricominciare. No, io sono un perfezionista. Devi ricominciarlo adesso. Ero così solo qui, senza... se ti parla come quello di prima. Senza nessuno con cui parlare. Mi sono dovuto inventare un'amica immaginaria. Oh. È una tipa proprio forte, sai? Vuoi che te ne parli? Intanto ci scopri.
Ah già, te basta premere X per farti aiutare da un'amica vera ogni volta che vuoi, quindi non capiresti. Sembra un po' Valeria Marini questo. Ragazzi, ci sono segreti ovunque, questa cosa mi triggera. Entriamo in questa casa. Hai, vai. Hai bisogno d'aiuto? Il Todd che vive qui non è in casa ora. A dire il vero, se n'è andato già da un bel po'. E dove sei andato? Che sbacchio ne so. No! Ma dico. E qua come mai questi fiori? Perché li puoi martellare e coriandolare. Non è che ci sono Todd nascosti da salvare. No, può darsi. Secondo me sì. Sono nascosti ovunque sti cacchio di Todd, sembrano... Todd tipo Waldo. Trova Waldo. No, non me ne voglio fare scappare. Ah, attenzione, ma sei una specie di Toddland. Guarda che bello. E c'è Todd... È una specie di festival questo, no? Sì, ma infatti e c'è siamo Todd che si fa lo spiedino. Ma che cosa... Ragazzi, che cosa carina amore della mamma sua. Leggi, tutto questo noi gioco. Noi grigliamo e voi vi rimpinzate. Benvenuti nell'agriturismo Todd. La legna che arde è consenziente. Abbiamo visto. Ormai col politica li corre che c'è pure la legna. Si deve abbiamo visto. Sì, sì. Ok, qua do un pugno a tutti perché non si sa mai. Pugni. E schiaffi. Finiti di raccogli. Porgo Todd. Grazie a Raziel Mikey. Grazie. E siamo a 3 mesi. Contentissimo di stare con voi e di fare parte di questa magnifica community. Grazie per tutto quello che fate. Ma grazie a te per il supporto. Grazie mille. Dobbiamo salvare Luigi, ragazzi. Dobbiamo salvare Lodovigi. Borgo Dodd. Caricamento più lungo di quello di Ghost of Tsushima. Però l'assenza di musica è alquanto inquietante. Quando butta i coriandoli è un po' tipo evviva! No, un pochettino. Beh, è contento di buttare. Ok. Non se. Cosa stanno facendo? Stanno cosa? Allarme cartacce! Pieghiamoli al nostro volere. Un cazzo. Questo è quello che pensava Mario. Però credo che così l'attacco prioritario non ci sia e ti attacchino prima loro. Ma... Ah, quindi puoi sfalsare anche? To altri piccoli Goomba dispettosi, sarà una passeggiata. Metti le righe ed eliminali con un veloce attacco. Sì, va bene, però secondo me c'è l'imprevisto. Cioè, vedi che puoi sfalsare. Sì, infatti, un attimo, infatti, c'è qualcosa infatti, che non quadra. Infatti. Puoi ruotare gli anelli finché vuoi, ma è semplicemente impossibile far allineare quel Goomba. Bene. Mi gira la testa, fermiamoci un attimo a riflettere. Che palle. Deve esserci un altro modo per spostare i nemici. Dai, rifletti! Aspetta, ci sono, bisogna scuotere i pannelli. No, aspetta, sbattere, spingere. Ah no, adesso ricordo, è scorrere. Sì, sì, era capito. Puoi ruotare ogni anello, ma puoi anche far scorrere le caselle in linea retta. Non sono male, interprete pensieri, va bene. LR. Diventa sempre complicato sta cosa. Che devi parlare così tanto? Olivia. Ah, ok. Usa L. Ah, li posso fare pure scorrere. Sì, l'avevo intuito. Poi devi spalzare. Zelle per farli scorrere. Fatti scorrere! E adesso... Adesso vi faccio la festa. Ti culo. Questa è una citazione in realtà. Philip Seymour Hoffman nel film di... Alla fine arriva Polly. Un'altra? Beh, questo è facile. Io scorro come prima. Vabbè, l'ho capito! Ok. Questa è la storia da fare. Però uno hai fatto 1. Vabbè, tanto muoiono lo stesso. Sei il migliore, Mario. Ce n'è uno così a sta voce perché era fumatore da tanti anni, infatti. E questi? Sono i Goomba buoni. Siamo salvi, ma perché quei Goomba stavano cercando di rapirci e dove volevano portarci? Erano davvero dei Goomba, dopo tutto. Mi sembravano piegati in maniera inquietante. Questa è una bella umiliazione, gente, venire salvati da Mario, ma sapete che vi dico? Forse dovremmo accantonare le nostre differenze per un po'. Siamo tutti fatti di carta, in fin dei conti. Perché non ci aiutiamo a vicenda? Quello che dico pure io.
Bene, gente, ora mettiamoci in fila. In caso ci fossero altri pericoli piegati in giro, forza, andiamo. Sembra che mio fratello stia trasformando tutti quelli che incontra in soldati origami. Esatto. Se continua così, tutto questo mondo ne sarà invaso. Mario in tutto questo... Ehi. Stavo cascando malissimo. Lui sembra imperturbabile. Sì. Sì, sì, sembra solo cose felice di... Indefessamente fa le cose senza farsi troppe domande. Vedi che erano dei Goomba giganti, mannaggia le miserie. Mio Dio, impressionante. Sala, sala, sala. Brava, bravissima. Dai! No. Ma d'accordo, non ci posso andare. No, scendi sotto. Yeah. Basta, basta. Mi sprechi, no, mi sprechi il coriandolo, che è una spezia che... Quelli non li recupero. Oh, prendi questa stella di... no, ne... Vabbè, è quella stella? No, è messa lì decorativa. È una decorazione. Nah. Ragazzi, troppi colori. Mi rievoca. Non allora lo so, color splash. Mi attiva. Sì, sì, ma mi attiva parti del cervello che non pensavo di avere. È proprio una cromoterapia. Guarda. Sì, esatto. Sì, Luigi probabilmente è morto. Diciamo in DJ 151. Ma come dire, ce ne battiamo le nostre palle di carta. Luigi, come? Le nostre ciolle di cartone è compensato. Si direbbe che qui non c'è nessuno. Si dicesse. Oh, guarda che razza di strappo che c'è là. Oh, guarda che razza di strappo. Questo significa che mio fratello potrebbe essere già passato da queste parti e di sicuro non con le migliori intenzioni. Fermi tutti, qui c'è qualcuno. Ah, sono quelli che strappano tutte cose. Sbaglio, questo qui è molto più grande del normale. Tra l'altro, vedi, è una sorta di toppa dietro. Cosa sta facendo a quella casa? È un mezzo strappato. No, ragazzi, ma quanto è bello! Ragazzi, ma quanto è bello! È una specie di carro allegorico, però fatto. No, va bene, ragazzi, io veramente. Sta mangiando la casa! Sto per sentirmi male! Chissà che saporaccio deve avere! Ragazzi, artisticamente sto gioco è allucinante. Ecco perché ci sono tutti quegli strappi dappertutto. Devono essere stati obrobri ghiottoni come questo. Poi è tipo semitrasparente. Sì, è di cartapesta, però abbastanza inconsistente. Vedi che c'ha pure le attaccature una sopra l'altra. Sembra come i carri allegorici, per esempio, in 10 reale, provincia di sì. Che li fanno così. Allora, devo colpirlo lì dietro. Prima salvo, che dici? Lava. No, fammi salvare fammi un atto. Minchia. Ma... Non ti fa salvare. Maledetta! Non vorrai mica... Che ti strappo. Ah! Oh! Beh, devi affrontarlo. Di ma nuovo martello, martello. Ma quindi questa è una cosa più arcade. Più action, non gioco di ruolo qua. Attenzione perché è furioso, l'abbiamo sfracellato. Sì, ha funzionato. Quindi il punto debole di quel soldato cartapestifero era il sigillo di mio fratello, tienilo a mente. Aspetta, cosa ci stavamo facendo qui? Sono un po' scombussolata. Ah, ora ricordo, stavamo andando verso il punto in cui si trovava il castello di Peach. Mai pensato di dover nominare Cireale in un gioco di Paper Mario? Lì 8-9, aspettati tutto su questo tema. Tieni il martello a portata di mano in caso incontrassimo altri mostri. Ma io posso riparare i danni tipo alla casa? Però questi sono coriandoli marrone e marrone chiaro. Qua dietro? Niente. No, che c'è qua? Trasa. È chiusa. Laboratorio bellico per Todd, tosti e tonici. Ripara. Però c'è quella... Ah, ok, una panchina. E ti puoi riposare per recuperare. Sì! Tac. Che bellina lei. È un amore della mamma. Un borgo invaso dai soldati cartapestiferi è dura rilassarsi. No, allora, prima di andare in quella casa gigante, volevo vedere se posso riparare questa.
Sì. No, buono, buono. Ma perché i soldi li lascio? Esatto. Borgo Todd in rovina, mostri di cartapesta per le strade, io fuggo per ora, lunga vita alla principessa. Oh. Ho preso 100 euro. Erano i risparmi di una vita di questo poverino che se li è scordati. Stava proprio rincasando per riprenderli e tu gli avevi potuti. Quanto adorabile, ragazzi, questo gioco. Allora, dove vado? Aiuto, troppi posti dove andare. Beh. Vediamo questo posto qua, va bene? Cos'è, un municipio? Sì. Ma c'è qua un tubo. Vabbè, andiamo. Non si può resistere al fascino di un tubo che ti risulta. Anche del museo di Blatero, eh? È il museo! Un mondo, un tubo, un'installazione d'arte funzionale e funzionante, un'apoteosi idraulica. Che fa? Ah, sei entrata nella war zone. Wow, guarda quanti tubi. Scommetto che non hai mai visto niente del genere. Beh, da. Non è che sono Mario, io voglio... Tubo teletrasporto. Vediamo che fa. Sì. Sì. Quindi nel primo noi stiamo entrando. L'altra estremità del tubo è chiusa. Probabilmente per adesso non ne puoi usare nessuno. Vedi. Sono tutti tubo teletrasporto, però. Niente, sono tutti chiusi. Prova a entrare nel 6 centrale. Secondo me ancora li devo sbloccare poi dopo. Vabbè, sì, sono convinto di questo, però. Sì. Niente da fare. Vabbè, ci abbiamo provato. Niente, sono i tubi forse dei mondi. Sì, sì, probabilmente è una warp zone per il viaggio del teletrasporto, il viaggio rapido. Il supermarino, l'antico sottomarino del leggendario capitano T-Hod. 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 Sul serio, un quadro completamente bianco? Oh, a volte l'arte non la capisco proprio. E beh, non è che è di tutti. Forse... No. Ho sperato cose strane. Però anche qua è così. Perché questo te lo fai inquadrare in primo piano? E io che ne so. Puoi trasire nelle porte, sì, vediamo. Prova le altre. Pinacoteca, è un museo vero! Vai qua per esempio. Fa ovvero. Nosocomio. No, secondo me non può entrare nessuna. Forse prima devo salvare la città e poi si sbloccano queste cose. Qua sono le musiche. Questo è il museo, sì, ragazzi. Sì, sono i collezionabili. I collezionabili. Per adesso non lo posso fare. Sì, è una specie di hub. Bravissimo. Public domain cinema. E questo? E qua è quello dove stavamo entrando prima. Ah, niente, pure qua. E qua? Armi, oggetti, bazar. Ma secondo me è chiuso. Ed è ancora, devo salvare la città, capito? Prima. C'è un altro mid boss. Devo andarci quando è girato. Vabbè, ma... Vai. Vedi che esce la bandierina che piange? In realtà soffrono tanto. Sì, magari gli dispiace in realtà. Scusa, ma devo farlo. C'è tutta una lore dietro i Goomba, attenzione. Bella musica. Bellissima. Qui andiamo a riparare una porta e probabilmente la possiamo aprire subito. E sempre lascio la moneta. Lascio sempre una moneta. Aspetta che te naga. Raga, ci ha fatto l'illustra zio. Oh, no. Questa è proprio bella. È bellissima. Cioè, le altre erano belle, però questa è proprio. No, ragazzi, me la devo fare vedere per forza. Prendimi un po' di da bere. Ti prendo un po' di da bene. No, ragazzi, guardate che meraviglia. Siamo io e Raiden in versione. Io sono Olivia.
No, vabbè, un applauso a te, maga. Stupenda. Stupenda, ragazzi, stupenda. Bellissima. Veramente bellissima, sì. Raiden così è meraviglioso. E io pure, versione Olivia. Vabbè, bellissima, grazie. No words, no words. Ah, qua c'è qualcuno. Ma questo è un coso, come si chiamano questi? Ah, meno male che non sei uno di quei terribili tizi tutti piegati. Ah, come si chiamano? Uno no, shy guy, un... No. Spunzo, spunzo. Ma che l'ho salvato a fare, spunzo? Perché mi ammazzi? Spunzo, vieni qua. Aiutami a salire. No, è come... No, non posso salire qua sopra. Ah. No. No, allora, qualcosa dovevo fare. Parlaci. Ci parlo, ma mi dice sempre cosa sono questi tizi piegati. Poi, da quando li ho visti, mi sono nascosto qui. Sali qua? Non No. Ma forse non puoi fare niente, però. Niente, per adesso no. Le casse le potevi rompere? Posso rompere solo quelle più chiare. Tipo queste non le posso rompere. Molo, ci sei sopra. Sarò al Monte Autunno finché non cambia il vento. A dopo, comandante Todd. Ok, per adesso dobbiamo ripristinare la città perché deve stare. Ma ci abbiamo provato a martellare sulle mensole. Sulle mensole, certo ci provo a martellare. Poi mi dirà sicuramente che è chiuso. I soldi non mi sono serviti. No, ho sbagliato. A me dispiace per sti Todd, veramente. Più che per quelli piccoli. Sì, perché hanno la faccina triste. La bandierina con la faccia triste. Come se loro non potessero fare neanche espressioni. Esatto, perché sono funivia per il Monte Belvedere. Oh, il programma era di passare a mezzanotte a Deadly Premonition 2. Lo rispettiamo o vuoi? Dimmi tu. A Deadly gioco io, giusto? A Deadly gioco io. No, mi è caduto il coso. La funivia non è arrivata. Siamo a corto di biscotti e il morale è a terra. Servi aiuto e biscotti. No, nel senso che lei avrebbe... Cioè, noi avremmo finito con Paper Mario comunque alle mezzanotte. Sì, mezzanotte. Quelle che sono le tue tempistiche, dico. Perché poi tu dopo mezzanotte sì. Entri in modalità stand-by, giusto? Quindi avevo pensato che eventualmente Deadly lo portavo io e basta. Beh, per potrei quanto... continuare un altro po', veramente. Allora, quello che dici tu io preferisco. Ah, c'è uno! Cioè, più che altro quello che dici... Cioè, ho visto il pubblico... A parte molto più pubblico del previsto, pensavo per Mario il tizio... Purtroppo. Ah, ok, mi vende qualcosa. Eccoti un piccolo assaggio. Il primo giro lo offre la casa, tanto non è mica mio questo posto. Bravo. Caffè Bravo. Lepre o tisana tartaruga? Conviene poi fare gli accenti per diversificare le voci, perché sennò...
Diminuisce la velocità della corsa per un breve periodo. No, caffè lepre aumenta la velocità della corsa per un breve periodo. Grazie, ma ora vai via. Ora sono più veloce, vedi? Hai preso il caffè? Eh. E l'effetto che fa su di noi, ormai noi siamo caffè dipendenti. Io ho visto che anche Mike Shore c'ha grossi problemi di dipendenza da caffè. Ogni volta lui nei like dice un like, un caffè, 40.000 like ogni volta. Oh! C'è qualcosa sulla tavola. Era bellissimo. Era messo là così. Tan, 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 tan. Me... ora mi confondo. Cioè, sembrava proprio non stessi aspettando altro che l'occasione di poterti vabbè, incontrare. Fa subito. È difficilissimo fa. Ma ci sono tutti i dodi che ho salvato. Ah, 11, 12, 12, 12. Mi dispiace, ma ho fatto tutto il mio. Chissà i boss come li fa. In effetti siamo fusuri oggi. Bam. Devo migliorare il tempismo col martello. Vabbè, tutto sommato sei chiavata piuttosto bene. Hai un sacco di monete, cosa ne farai? Visto che tante le lasci addirittura, ti permetti. Ne hai lasciate sempre una. La prendi. Molto bene. E faccio come quelli che lasciano sempre l'ultima cosa da mangiare. Il catanese. Si dice facciamo alla catanese. Quando ci sono tipo un tavolo con dei dolci, sempre una un dolce deve rimanere. Che il blog a 95 lo sa. Partiamo come i selvaggi e ci scofaniamo tutto. Però poi l'ultimo pezzo si lascia. Oh, guarda. Qua stavano bevendo del vino. Stavano avvinazzando. Salta. No, qua. Salta senza parola. E no, hai preteso troppo dal game design, cara la mia maidra. Ah! Però l'hai presa la moneta, no? Mi sa che ancora non ci può, forse dopo, sai? Secondo me dopo avrai il doppio salto. No, però ho qualche amico che mi aiuta. Doppio salto? No, non penso. Può darsi. Grazie Dambro. Grazie Dambro 995, grazie mille, bentornato. Ok. Mi è finito l'effetto del caffè, mi sa. Ah, dura esattamente quanto durano. Ma là dietro come ci vado? C'è uno Shy Guy. Ricordati che sei in carta, quindi. Oh, ma sta piangendo! No, amore della mamma! In realtà può darsi che si stia masturbando. In effetti potrebbe sembrare. Cosa stai facendo? Quei terribili Goomba giganti sono apparsi proprio quando i Todd sono spariti. E poi ho sentito strani rumori venire dal castello di Peak. Ma cosa sta succedendo? Alcuni doppiatori non sapevano gli accelle la pronuncia. E là sopra come ci vado? Ma che domande fai? Prova! Ma prova di che? Ma vacci, non lo so, però vai indietro. Guarda, là si apre! Ah, là si apre! Ragazzi. L'ho visto da fuori! Ma l'altro armadio, per esempio, l'ho aperto! Ne hai aperto uno? No, due ne ho aperto. Ok. Qua si apre! No, si apre da dentro. Da fuori, allora. Hai sconclusionato. No, ragazzi, mi sembrava si aprisse. Devi sbattere contro il tavolo del bar, vediamo. Ah, prova, un attimo, studia. Metti a studiare. Allora, vediamo un po'. Aha! Ed ecco i bracci. Strappiamo la casa. Bene. Ma non ho risolto il mio problema. Sì che hai risolto, perché se sali lì sopra... Come ci arrivo? Se sali sopra l'impalcatura... vuoi andare un po' a sinistra, mannaggia la madonna. Allora, se vai a sinistra, no? Un attimo. Ecco, vedi un po' la situazione nel suo insieme. Ecco, per dire.
Il ponte è crollato. E come facciamo a raggiungere il castello di Peach? Non possiamo certo tuffarci in un tubo sotterraneo, attraversarlo e sbucare dall'altra parte come niente fosse, dico bene? E invece sì. Però prima di andarci devo scoprire sta cosa, ragazzi. Attenzione, perché Shiki la pone sull'etica. In cosa saresti meglio dei Mega Goomba se vai in giro a strappare intonaci? È un'ottima domanda questa. È veramente un'ottima domanda. Non abbiamo le risposte. Shiki, perché devi essere una guastapesta? Perché devi essere intelligente. Puoi essere... Non ti devi fare domande, cioè, perché sennò... Alla fine sei moderatrice di Player Inside, non ti è richiesto un livello di intelligenza stratosferico. Devi saltare sopra il gazebo. Allora, ritorniamo al bar, perché i ragazzi mi stanno venendo i nervi. Mi stanno venendo le arterie. Vedi, Raiden, avevo ragione io. Sì. Stacca. Vabbè, sta vandalizzando tutto, come dice Shiki. No, hai ricostruito, anzi. Ok, hai fatto la scorciatoia. Sì, però qua devo ammazzare sto coso. Ammazzilo. Qua c'è poco spazio, mio Dio. Intanto così, con la prima botta gli levi il talloncino. Sai, sai, sai. Beh, sono più facili, GG easy di sì, sono facilissimi, sì. Premere il tasto start per cominciare. Oh! Però la presenza... Ah, no? Ragazzi, artisticamente, ma anche come game design mi sta... Ma poi è musica sto... Guarda, ti risparmio i dettagli, ma sappi che io sono uno sniffit. Un sniffit. E stavo dentro a quel Goomba. Non ti puoi davvero immaginare come me la sono passata là dentro. Ora, prendi questo e cerchiamo di dimenticare entrambi cosa è appena successo, va bene? Ah, un tesoro da collezione. Perché il numero 6? Ne ho presi solo due finora. E il 3, il 4 e il 5? No, ragazzi, minchia. Devo ricominciare. No, sto scherzando. Basta, sì. Quel regalo non è niente di che, è solo un ninnolo. Questa casa spettacolare è stata costruita con i sudati risparmi guadagnati vendendo coriandoli. Non ti sembra fantastica? A proposito, se dovessero mai servirti dei coriandoli, ne ho quanti ne vuoi. Fammi uno squillo, in caso. Non hai il mio numero, ma vabbè. Vuoi dei coriandoli? Fanno 300 monete, ciccio. Vabbè, no, non ce li ho. Torna quando vuoi, ciccio. Sì, ma, però... ma da quando si è presa sta confidenza e mi chiama ciccio, scusate? Bello, uoro, gara. Quindi qua non posso entrare. Mannaia. Ah, vendendo scendiamo. Mannaia. E di qua? Prima di andare... Però vedi, Major Tom ti redarguisce. Dice, è normale se salti mezzo mondo. Non è da te, soprattutto. Ma non ho saltato mezzo mondo, sono stata meticolosa. Ma diciamo che sei stata più meticolosa altre volte, eh? Stavolta anche nell'intento di mostrare il gioco al pubblico hai tralasciato qualcosa. Ma a me non mi pare di aver tralasciato. Vediamo. Se vuoi arrivare al castello di Peach... Puoi passare per quelle fogne lì. E questo l'avevo capito. Fogni. Ah, queste fogne qui. Sotterraneo graffiti. No, aspetta, prima di andare qua. Yes, voglio vedere cosa c'è di qua. Hai scaccato. No, quello si sta mangiando. Sei stata manchevole in meticolosità. Manchevole, mi piace che cominciate ad esprimervi come il sommo Raiden. Ah! Questo è più aggressivo, però. Questo merita la morte. Questo merita lo strappo. Grazie a Legend Flamey. Grazie, Legend Flames. Flamey. Certe volte il nome spunta viola scuro o blu su nero e non si vede una miglia. No, ma si sì, crepi l'avarizia. I colca di monete. Il festival origami sta per iniziare. Sono così emozionato che scrivo dei bigliettini per me stesso.
sei invitato. Oh, grazie, tipo Mr. Bean. Oh, stavano mangiando qua. Apri e c'è secondo me un fungazzo. Ah, ah no, no, però fattene, mostro di cartapesta. Ah, sei tu. Grazie per averci salvato. E che una piccola ricompensa per il distorno. Mi si è rotta pure la voce. Un cuore. Sì, no. Per sicurezza ce ne staremo qui per un po', tipo per sempre. Buona fortuna, Mario. Ok, grazie, gentili. Perché Mario legge stando in piedi sul letto? Effettivamente, se c'è un biglietto sul letto e tu sali sul letto, tu leggi. Sembra un po' Skyrim, no? Se vogliamo salire sul letto e parlavi con le persone dall'alto. Come si fa ad andare là? No. Vediamo, posso fare il giro. No, prima devo... Oh, c'è uno shy guy dentro le grinfie del... Sembra la sua lingua. Aspetta che vengo a salvarti. Il tempo che ricostruisco la porta. Ma ben prima salvami, porca di una puttana. Ma da qua ci devo andare per salvarlo. Ho capito, però... Pure le sedie hanno gli occhi. Oppure sono le fessure delle sedie. Ah, c'è la porta. Ah, perfetto. Ma qua la finestra è semiaperta. Ah, così, così. Esco da qua dalla porta. Io avrei optato per la porta, ma... Anch'io. Dopo tutto. Sono qui! Ho fatto bene. Sì, bravo, continua così. Cambiamo questa porta, va bene. Vai così! Grazie altro che Sekiro. Sapevo che saresti riuscito a sconfiggere il Goomba più grande dal peggior alito del mondo, Mario. Oh, che carino. Sì, ma la misa. Lo senti anche tu, Mario? Questa quiete nell'aria. È come se non ci fossero più in giro mostri troppo cresciuti desiderosi di mangiare edifici e noi. È come se non ci sarebbero più. Ero venuto qui perché mi avevano invitato a pranzo, ma stavo per diventare io il pranzo. Ma grazie a te, Mario, questo tipo timido rosso non è più nei menù. Sei un debitore. Cambiano voci, va bene. Oh, ora è cambiata la musichetta, perché ho salvato tutto il borgo. Allora. Forse ora posso andare nei negozi. Ti ricordi che noi abbiamo tra i nostri iscritti uno che si chiama Borgo Madonna? Sì. Così. Oh, la musichetta. E qua? Io slaverei. Non slavi? Ora slavo. È inutile prendere i coriandoli. No, però spacca questo coso. Ah, ora funzionano i tubi. Aspetta, troppo. E... Ah. Li hai sturati? Sturati. Ma no, aspetta, troppo. Riportami là perché mi sono confusa. Hai saltato una scatola del tipo timido? Allora, qua cosa c'è? No, sono sempre chiusi però. Andiamo qua. Allora, quando non sono negozi sono aperti. Allora, chiedono come funziona il gioco. Philips 1771. Allora, ti arriva a casa una cartuccia, no? La cartuccia la scarti, la prendi e la metti nel Nintendo Switch, giusto? Sì. Qui ci siamo. E poi fai play. Poi no. Poi vai nell'icona del gioco e ti spunta e premi A. Sì. Dopodiché il gioco parte, dovrebbe partire. Numero 5. Ah, è il numero 5! L'altoparlante del campeggio. L'altoparlante del campeggio. Ah, però attenti, mi hai dimenticato, vedi le cose utili. Prima di quando ti arriva a casa, ovviamente prima devi levare la scatola di Amazon, se la compri su Amazon,
E poi dopo il cellophane. Non fare caso ai bigliettini che ci sono dentro la scatola di Amazon, sono ricevute cose. Prima deve aprire il corriere. Non credo, sì. Ah, attenzione, il corriere. Se vuoi lasciare una mancia al corriere, fallo, ma non lo fa nessuno perché siamo tutti stronzi. Qua però... ci siamo stati. Non ho saltato niente, come vedete. Sono ritornata all'inizio. Non ho saltato proprio niente. Poi, ovviamente... evito di farvi il tutorial su tutto lo spiegone, no? Cioè, arriva il corriere. Un bacco che signore. E questo da noi parlano così. E ti dice: ah, grazie, sì, sono io. E poi se siete italiani, se siete francesi, c'è moi, oppure yeah, it's me, e cose del genere, scendete. Salutate perché cortesia. Buongiorno, buonasera, se sera. Attenzione, vedete, c'è un po' di crepuscolo, dite buonasera. Da mezzogiorno in poi si dice buonasera, lo so, è strano, soprattutto perché ora il sole scura alle 20. Però. Anzi, da dove. Ah, scusa, devo andare qua o nelle fogne? Non qua. Ok, ho capito, va bene. Ma qual è sta cassa, ragazzi? Dentro il gazebo, la cassa. Nel frattempo quello ci sta dando ancora dentro. No, scusa, devo capire. Qual è ma sta... comunque sei anche un po' distratto. Quale gazebo, scusate? Gazebo. Gruppo pop degli anni 80. Questo. Ma questo non è un gazebo. Quello è un gazebo a destra. Boh, ragazzi, non capisco. No, no, ci sono anche... c'è anche... lì, ma dove... Tenaga Comics, c'è anche gazebo, che è quello che canta... Ragazzi, non capisco dov'è che dite voi che c'è... Sotto il ponte c'è... Rainy days when I say goodbye. Ragazzi, ma a quello che piange e a quello nella caffetteria ci ho già parlato, quindi perché questa... Per forza. Dovevo completare, mi dispiace, adesso ho finito. Boh, vabbè, non capisco cosa voglio dire. Ah! I like Chopin, bravissimo, delle soddisfazioni. C'ho un colpo. Vediamo se col caffè... col caffè lepre magari posso andare veloce e saltare. Dopo la devo riascoltare per forza. Insieme a lui. Ma secondo me no, non è che mi dà velocità. Ah no, questa non l'apre. Già ho perso tempo. Ragazzi, ma quelli con. Ma già si è perso l'effetto, eh? No, ma comunque no, sicuramente poi ci sarà un'abilità. Vedete. Love me now and again. Vi avevo già parlato, mi avete rotto le scatole 3 ore. Madonna santa. Come ho parlato già col Todd. Ma qual è il problema? Tutto io ho cantato, quindi no. Poi non sembrava. Ah, dimenticavo, per raggiungere le foglie ti serviva una specie di uncino apritombini. L'ho prestato a un mio amico, è un tipo timido rosso come me, anche se non sono leggermente più bello. Ma questo tu lo dovevi doppiare. Capito, poi lo dici leggermente. Significa dalle parti di leggermente. Ma questo che voce aveva? Ah, proprio così. Allora, devo cercare l'amico suo. Eccolo là, l'amico suo. Ho capito che l'amico suo, ma quello sta ammirando, cioè spugnando. Senti... Prendete i tuba giganti, poi ho sentito strano. No. Vaffanculo però, ora penso che... Ah, è uno sniffit, lo tipo timido. Ah! Tum, 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 tum. Allora... Nella piazza iniziale dietro al blocco di salvataggio c'è una specie di ponte. Ah, forse è quell'altro il tipo di timido, ora ci vado. E mi ascolto pure self control di Raff.
Dietro... Questa è la piazza principale, dietro il blocco di salvataggio. Non c'è un ponte. Ah, qua sì. Oh! Ah, bravo. Insomma, Luca, bisogna prestare molta attenzione. Bravo Luca Inside, il numero 4. Non si chiama Inside per niente. Bravo, questi sono consigli utili, vedete? Bravo. No, tipo Raiden e Shinemin. Allora, secondo me il tipo timido qui, di cui parla quello là è questo qua dietro che doveva andare a pranzo. Ho detto, allora ascoltati pure Rick Astley, però me l'ha consigliato Martin Scortese. Per favore abbonati, ti voglio sul canale, cioè paga per stare qua con noi. No, nel senso gratis. Voglio rivederti. E ringraziare gratis, no, anche quegli altri che me l'hanno consigliato, perché non è stato... o qualcun altro l'aveva detto. Dai, cioè, da Player Inside ci meritiamo un utente che si chiama Martin Scortese abbonato al canale. Mm, assomigli molto a un altro tipo timido rosso che abbiamo incontrato prima. Sei un po' meno bello però, senza offesa per carità. Quindi tu devi avere lo strumento che serve per aprire il tombino e accedere alle fogne, giusto? Però ora che mi hai detto... Non ho ben capito la tua allusione al mio aspetto, ma ad ogni modo non ho con me l'uncino che cerchi. Anche se ce l'avevo non te lo davo, puttana. Vai a dare un'occhiata nell'edificio dei mattoni rossi al porto. L'ho lasciato là, credo, maledetta sbaldinazza. Ah, grazie, andiamo a dare un'occhiata, Mario. Come puttana non l'hai letto? Oh, io mi attengo al copione, ma non è che qua... ragazzi, se non sapete leggere, però... Scusate, se io devo fare il doppiatore professionista, non posso inventarmi. Grazie, Martin Scortese. Evviva! Si è abbonato, veramente. Grande. Allora, mi piace anche che ci sia abbonato sul nostro canale uno che si chiama, per esempio, Kyle Arcade. Vedi che influencer che sono? Grazie, no, comunque, a parte gli scherzi, io scherzavo, però grazie. Allora, l'edificio dei mattoni rossi, mi pare ovvio che sia questo. Dove c'era lo spunzo? Rapido. Ma questo si rimane fermo qua, ma che... Vai. Come parlava lui? No, non l'hai doppiato. Meno male che... tutti uguali. Allora, facciamo... Dai, un accento francese, non so. Ah, meno male che non sei uno di quei terribili tizi tutti piegati. Pensi che ci sia qualcosa lì dentro? Potrebbe, in effetti, quei tizi tutti spigolosi hanno trafficato qui per un bel pezzo. Oh, delle amadure. Wow, con quel martello hai scosso tutto. Sbaglio, quelle scatole si sono mosse. Capisci di nuovo. Avanti così. Perde, sa così, Carlo Bruni. Sono rimasto qualche anno fa a livello politico francese, attenzione. Oh, minchia. Ah, ho trovato la porta! Ma qua sempre non ci posso salire. Siccome in questo momento, perché era programmato che Midna giocasse sola, ha solo le cuffie, quindi io voglio fare un sottofondo mio fatto di musica. Ma te le faccio sentire. Cioè, ragazzi, mica... Perché mi stavo facendo io il mio sottofondo con Blackjack e Squillo di Lusso. Scusate, io lo faccio sentire anche lui, perché è giusto che lui senta l'audio. Lo senti? Sì. Ok. Oddio, mi ci vuole l'udito di Superman, però... In effetti è messo pianissimo. Cosa ha detto? Proprio. Tanto loro non lo sentono. Rainy days never sent sense. Non le so le parole, quindi dico cazzo. Sente più piano di prima. Ah, quindi tu dici volume 5 è meno di volume 1? No, però non si sente proprio. Rainy. Ok, adesso smetto di cantare. Questo avete voluto, ragazzi. Ok. E
Scusate. Quindi è così che ci sente quello, la gente. Quello mi ha fregato. Ti ha compenetrato. Battaglia a ondate. Anzi no, questa è la voce. Battaglia a ondate. Vittoria per... Ti ricordi quella di... Cos'era? Super Smash? Sì. Ah, questo si faceva... Come si faceva? Trasla. Così. Esatto. Oh, pazzesco, non guardate, ma guardate che cosa ha fatto. Ma incredibile, oh Mario. Lo dico, 11. Ah. Ah, che schifo. La scacata. E poi questi avranno 5 di HP. Ultima ondata. Dai, mettili in riga. Questo era facilissimo. Oh, formazione è riuscita. Turno di Mario. Era così la voce di Super Smash Bros. Per Wii U. E vai. Se sapessi fischiare, Vittorio. Fischierei. Se saprei fischiare, fischiassi. Si vedete, non faccio esperienza, però mi danno coriandri. Vabbè. Vittoria per... È qua. Ma io non so saltare. Ma non puoi prendere le cose. Cosa di saltare è un po' problematico. Hai visto che prima dovevamo colpire gli scaffali? Ah! Ah! Dai, ho preso il gancio, l'uncino. Apri i tombini. Dai, va bene. Mi sembra tanto una chiave. Beh, voto provvisorio non si può dare. No, vabbè, dai. Non si può dare. Anche perché questi giochi qui devono essere per forza completati. Secondo me questo lo puoi spaccare. E no, la scatola. Devono essere completati proprio perché è sulla lunga distanza che convincono oppure deludono. Ma in generale, ragazzi, Paper Mario è anche molto vario nella sua anche ridondanza dei combattimenti, se vogliamo, perché deve essere così. Ma qua sto coso non ci posso salire, mi... Ma se colpisci questa cassa da dietro? Eh no. Parle! Che schietto in fe? La madonna. Non capisco. No. Vabbè. E riparlaci. Se trovi qualcosa da sgranocchiare, porta qualcosa anche a me. In segno di amicizia, dai. E non ho niente da sgranocchiare. Guarda, c'è qualcosa, poverino. E che vuole? Io quando in Yakuza mi chiedono... Devi colpire lo scaffale. L'ho colpito. Scaffale! Vabbè, dai, prova. Rientra. Ah, scusate. Ho aperto una finestra vicino al gancio. Oggi però siamo un po' blandi nell'attenzione. No, è che la chat mi era sfuggita. Ah, ho aperto la finestra. Ho aperto la finestra, siamo a cavallo. Ah, giusto. In realtà sei morto. Caduto dal secondo. Vabbè, però ragazzi, sono spuntata qua. No, infatti non ha... Non ho riso. Era per farmi uscire in fretta. Bel suggerimento di merda. Vabbè, giustamente dice, aperto il coso. Del cazzo. C'era la moneta di cui prima. Sì. Di cui poc'anzi. Senti, ci riprovo a prendere il caffè. Questo facciamo tipo l'osso. Grazie, ma... vabbè, però. Allora, mi devo sbrigare. No, appena entro negli edifici perde l'effetto. Del caffè? Sì, quindi non può saltare. Perché sennò era facile. Senti, sta cosa la dovrei fare dopo. Lo so, ma mi dicono prendi il caffè e salta. Io. Ma avete fatto bene a suggerire questa... Non sei una brava streamer perché non ascolti la chat. No, sei una brava streamer perché non showi le minne e non balli Just Dance 5 in reggiseno. Allora, io non ballo Just Dance 5 perché sarei veramente cringissima. Va bene. E poi perché, Regi? Perché ora deve stare così scomoda da stare reggiseno? Ma voglio dire, le vuoi tu... vuoi i soldi e le visualizzazioni? Devi farlo. Se no lo faccio io. Allora, tu, secondo me, dovresti. Arg, che buio qui. Chissà come ci trovano.
di speciale. Cosa ci trovano? Scusa, sì, Mario, ho sbagliato, Mario. In posti come questo. Scusa, Mario, sono un po'... Puoi accendere la luce, Mario, se no qui non sappiamo dove mettere i piedi. Mario. I tuoi piedi, intendo. Nintendo. E come accendo la luce? Cosa? Ah, qua così. C'è un punto rosso. Ecco. Oh! Stavo cercando di fare il cuore in Animal Crossing. L'emozione del cuore. E come c'è questo murales qua? Chi l'ha fatto? Che carino. Oh, guarda, c'è qualcuno. Vabbè, lo facciamo tipo... Vabbè, vai. C'è qualcuno? Ci ho azzeccato, un po' nerd. Evviva, sono salvo! Oh, Mario, mi sono dovuto rifugiare qui sotto per sfuggire da quegli orribili soldati origami. Adesso ho questa voce come se mi stessi continuamente cagando addosso. Chiedo venia, lascia che mi presenti, sono il direttore del museo Champignon di Borgo Todi. Ah, il direttore del museo! L'ho appena detto, e non mi applaudire in faccia, maledetto. Possiamo vantare una magnifica collezione di oggetti, musiche, tesori, origami e altri meravigliosi reperti. Siamo riusciti ad acquisire anche il leggendario Supermarino. Che ci crediamo? Supermarino. Oh no. Aspetta, grazie Magican 4. Grazie mille Magican 4. Spero vi visitate il nostro museo al più presto. Siamo aperti nonostante la recente ondata di Covid. No! Di crimine origamizzato. Scusate, adesso vado a cringiare da un'altra parte. No, origamizzato. È tipo le battute quelle di... del gorilla, quella nella pubblicità del Campari. Museo Champignon. Ma questo mi pare una scimmia. Super Marino. Sto cercando di concentrarmi su queste parole per non visualizzare più la faccia di quel Todd. Però lei è un po' genetista. Stava a un centimetro di distanza e continuava ad avvicinarsi. Come si fa a concentrarsi sulle parole in una situazione del genere? Non rispettava la prossemica di Massimo. Ma pensiamo alle cose importanti. Vuoi tornare a Borgo Todd e dare un'occhiata a questo museo? Sì. E quindi, sì, andiamo anche dal museo. Che dite? Giusto? Sì. Ma io sarei entrato in quella porta. E così vado dal castello di Peach. Ma penso che poi ci possa tornare. Ma dopo. Certo, ma secondo te? Poi ci potrò tornare. Ragazzi, so ragazzi, so ragazzi. Cioè... Ah, Polpastrelli, È come... Acchiappa chi? Vabbè, più o meno qua. Ma sono arrabbiati. 4 su 8 sì. Gli altri sono... Bah. Ma ragazzi, troppo complicato. Hanno la faccia da Moguri, però. Erano gli altri due. Che ci vuole? È che non capivo... Troppo complicato, ragazzi. Però qui, secondo me, saltandoci addosso, sono super. Ah, vabbè, ok. Vabbè, niente, sembra... Guarda i Todd come fanno il tifo per te anche nei sotterranei. Cioè, ti seguono solo degli stalker. Sì, sì, loro sono sempre presso me. Oh, l'abbiamo fatta perfetta, l'abbiamo fatta. Ha funzionato, ho chiuso gli occhi. Vittoria! No! M'hanno fregato. Hashtag troppo complicato. Ma no, ma ogni volta dice così poi. Allora. Hai due mosse anello. Ok. Oh! Ma cos'è dei pazzi? Ma cose assurde! Ma neanche amicolosi. Questo per gli amici catanesi, ragazzi. I swap. L'hai detto che sono swap? Sì. Super! Super! Non sono un whopper, stavo scherzando, super! Lì ho te l'ha capito. Che ne manco a Nicolò! Sì, ma ora Raiden voglio tutta la serie con te, cioè non mi puoi non lasciare lo so, così! Non lo so, vorrei essere retribuito. Allora, due sono occhi. L'altro è un interruttroie. No, pure i topi. Come si chiameranno? Maus.
L'aiuto del pubblico? Eh sì, il pubblico sono i Todd. No, ma non lo fare. Come devo fare? Giusto? No. Allora, secondo me, lasciali così, lasciali così, lasciali così, no? E così è scacare. No, ho sbagliato. Ho sbagliato proprio. Vabbè, qua faccio così. Il martello. No, io ti direi di fare una filarata qua con i calci, con il salto. Con le... ok, una... Vai, salto qua. Ho fallito, ragazzi. Hai fallito a farla perfetta, però... E ora questi qua... Ratton si chiamano. Ratton. Non puoi più girare. No. Adesso. Vabbè, questi due saltano. Quindi dopo mi attaccano. Va bene, abbiamo subito un attacco. Il primo attacco che subiamo ci sta. Ma quello non è morto. Rapina impilata. Cioè? Ti fregano soldi forse. No. Mi sono parata, vedi perché posso parare se... E adesso questi tre si sono messi in riga da soli. Si sono messi in fila come i deficienti? Così non ci ammazza. Quello è sofferente, vedi? Lo hai overkillato, mannaggia. Ma non ci scoppiare la mente. Allora, prendi... Perfetto. Fungo! C'è la musica dei sotterranei di Mario. Sì. E ora? Niente. Ha subito! Cioè, così, se... Mario, cioè non essere rinunciatario così. Vabbè, dai. Allora, questi... No, non volevo fare Yu. Che ho fatto? No, volevo fare questo. Ok. No, poi... Se, no, qua... se trasli questo qua... Se quei due li trasli di uno, poi li martelli tutti in una volta. Ah, hai ragione. Signore. Bene, e te li sei un genio. Te li sei preparati. Questi li devasti col saltazzo. Per adesso è tutto facile, dai, diciamoci la verità. Sì, per adesso è facile. Paper Mario a un certo punto diventava impossibile, ti ricordi? No, vabbè, sempre giusto come... alla fine devi fare tutto senza salvare. Madonna! Parli del portale millenario. Portale millenario. Ah, sì. Ah, e ora Raiden, oh mio Dio, sto scherzando. Vabbè, questa è la... così? Sì, no, però così puoi fare... è perfetto. Oh, ma ho già un sacco di soldi. 9.000 euro. Ah. Non l'ho fatto bene? Uno hai fatto 11 anziché uno. Porca. Ah, mi dà bonus a seconda se risolvi rompicapi subito oppure. Sì, uno. Sì. E qua? No, ho sbagliato. No. Niente, era dove erano i top. Se cado muoio, giusto? Pensavo che non potessi neanche cadere. Sì, va bene. Non cado. E ora? Ehi, laggiù c'è un tubo, chissà dove porta. Scommetto che quando vedi un tubo ti viene subito voglia di saltarci dentro, vero? Cretina. Oh no, è tutto allagato. Lo capisco persino io che non so un tubo di idraulica. Non possiamo passare, ci inzupperemmo tutti. Ok. Ma pure qua scherza. Ma Sorgi. No. Maledetti. Non disturbare il topo che do. Raiden, aiutami, Raiden. Bisogna di aiuto. Allora, però tu prendi l'iniziativa, mi sì, prendi. Sì, è così, perché adesso faccio questo. E questi li trasli. Li traslo e ho fatto tre file, solo che devo farli in due volte. Sì. Molto bene. E questi sono andati.
Forse devo fare quelli che erano più arrabbiati. Cioè quelli che hanno tipo la, il simbolo rosso, forse sono tipo più arrabbiati. Ok. No, posso fare, ho tre mosse. Sì. Wow, boom. Scopolati. Yeah. Ok, ho sbloccato qualcosa. Mani. Le mani giganti. Le mani arti, mani, mani. Come si chiama? Bracci. Armi. No, armi. Arti magni. Arti magni. Armi magni. E devi quella manovella la devi girare. Vabbè, ma ovvio. Così la fai defluire dalla sopra. Ok, ok. E poi qua si alza. Vabbè, non si alza. Vabbè, non ce ne frega. Dai, sbrigati a salire, Mario. Oh, l'acqua è sparita. Grazie. Sì, ma qua sopra ci volevo andare. Cioè, da questa parte ci volevo andare. Vabbè, si va da destra. Oh, numero 6. Coperchio del tombino, 16. Ma sì, ma non è che te li sei scordati niente. Ci puoi tornare, quindi non ti preoccupare. Sotterraneo graffiti, ho trovato. Ho sbloccato un trofeo. Una specie di trofeo. Ripariamo pure le fogne, tanto. Rene, ma che ne dici di finire questo insieme? Mm. E poi passiamo insieme a Deadly Premonition. Va bene, allora dopo faccio FIFA. Sì, dopo fai FIFA. Va bene. Sì, effettivamente pensavo fosse meglio. Così facciamo due serie, tanto non è che la gente gli interessa oggi deve essere Deadly Premonition. Pensavo fosse meno coinvolgente per il nostro pubblico, quanto per Mario. Invece a quanto pare non è così, aiutami. E ne sono lieto. E vabbè, aspetta. Allora, donk. Ah, questo così. Questa girala così, esatto. E poi in realtà dovevo sistemare Questi due. No. Quante hai una mossa? Sì, ho un'altra mossa. Allora ah, no, non posso. No. No, no, che ne ho sbagliato. Te la conta anche se torni indietro se non la fai? In che senso? Torno indietro dove? Va bene. Vabbè, niente, devo fare una in più. No, questo stupido non è morto. Questo stupido. L'ho parata. No, non avete capito, non giochiamo Deadly Premonition. Finiamo tutta la serie insieme e poi insieme facciamo la serie su Deadly Premonition. Oppure possiamo fare due serie contemporaneamente. Questo è quello che avevamo detto all'inizio. Però insieme, entrambe. Se no così, questo lo finiamo dopo, lo finiamo chissà dopo quando. Dopo domani è buono. Nel senso, lo finiamo chissà quando. Mario! Lo devo fare io la voce. Oh, grazie per avermi salvato. Porca di una puttana! E quindi? Ah, vero, questo è un extra. Povero Todd. Vabbè, l'ho salvato in un certo senso, no? Cosa che lo lasci qua? Vabbè. L'hai salvato. Più che altro stava meglio prima. Ce l'abbiamo fatta, siamo all'entrata del castello di Peach. Alla fine quelle fogne non erano male. Però non possiamo certo riposarci sugli allori. Dobbiamo ancora controllare che il cappello verde di tuo fratello e tuo fratello stiano bene. Grazie Saigo Nonamida. Grazie, bentornato.
cos'è? La macchina? È la macchina di Luigi. La Ferrari è precipitata dal castello quando mio fratello l'ha rubato. Sta bloccando il passaggio. Beh, Ferrari è fatta di carta pure essa. Sembra bella pesante, non credo che riusciremo a spostarla da soli. È di qua? Qua è dove c'era il castello, sono le fondamenta. Sì. Intanto devo prendere questo blocco, tu mi insegni, no? Io ti insegno. Qua non c'è niente, Tutto... Puoi saltare su questo? No. In realtà ci arriva, però. Ci arriva, ma non è vero. Quell'ombra midnacciosa che c'è sotto. Questo... Qua c'era il cappello. Grazie Alberto Berto. Grazie mille Alberto Berto, bentornato, bentornato. Ormai mi sono fatto contagiare da per male. Ma guarda, c'è il cappello di cosa. Però prima di salvare mio fratello cosa? Prendo i soldi. Mi sembra alquanto giusto. Ah, eccolo Gappiella. Oh, Gappiello. Piglio, piglio. Guarda, il cappello di tuo fratello. Qualcuno ha scritto Luigi a caratteri piccolissimi. Pensi che ve lo farebbe Luigi stesso? Secondo te, dove sarà Mario? Aiuto. Devi fare Luigi. Aiuto! No, parla tipo Mario. Wow! È come se il cappello avesse appena parlato con la voce di Luigi. Ha bisogno di aiuto. Aiuto, sono tutto piegato da qualche parte. Forse in un varco fra le dimensioni. Aiuto, già non mi avete messo in Smash Bros, mannaggia le vostre madri. Come? Luigi certo che c'è, non c'è Waluigi. Secondo te Luigi non c'era? Giusto. Già Waluigi, non mi avete messo. Eccolo di nuovo, sembra quasi che sia intrappolato in quello stretto e cupo spazio fra le dimensioni in cui ero anch'io, ma com'è possibile? Povero Luigi, temo che l'incontro con mio fratello gli abbia riservato un destino crudele. Sti fratelli. Mario, possiamo tenere questo cappello in suo ricordo? Anche se non conoscevo Luigi, mi manca come un fratello. Oh, l'amore della mamma su. È un peccato che sia finita così, ma dobbiamo proseguire. Luigi, ti ricorderemo per sempre, grazie al tuo cappello. Se ne sta lavando le mani. È morto, Luigi. No, dai, sarà nascosto qua da qualche parte. Mario! Dai, forza. Ah, puoi spaccare queste cose. Alcune sono spaccabili. Mi scoccio a doppiare Luigi. No, no, non dimenticatevi di me. State andando via. Ma Mario! Io non le so fare le voci, ragazzi. Mi però scoccio. Luigi non parla, dice solo Mario e poi babble. No, qua parla lui. Sì, però. Spacca quei vasi, mannaggia. Quello là sopra! E ci arriverai. Sono qui vicino, fratellone. Sarà il golo. Ah, qua sopra. Eccolo. No, i mani giganti. Arti magni, non mi entra in testa. Eccolo! Eccola! Sono salvo? Che strana sensazione! Ho i baffi attorcigliati attorno al collo. Come fa? Oh! Fiu, meno male! Sono così contenta che tu sia bene, Luigi! Lei, scusa. Non ne avevo mai dubitato, ovviamente! Puttana! Io mi chiamo Olivia. Tuo fratello mi sta aiutando a risolvere i problemi creati dal mio, di fratello. E gli sono molto grata per questo. Piuttosto, da un ex prigioniera del varco fra le dimensioni a un altro, mi chiedevo: e tu come ci sei finito? Vediamo, è stato un tipo timido. Ma non era un tipo timido come gli altri, era più spesso e spigoloso. Neanche ho fatto in tempo ad accorgermene e mi sono ritrovato ripiegato e riposto là. Ha detto che poi sarebbe tornato a prendermi. Deve essere stato terribile. Ma almeno non ti ha ripiegato ancora peggio fino a trasformarti in un soldato origami. Ad ogni modo c'è anche una buona notizia. Il tuo cappello è sopravvissuto. E sti cazzi! Il mio cappello? Ma cosa è successo al castello piuttosto? E dov'è la principessa Peach? Pure tu.
Io credevo che saresti stato più felice di aver ritrovato il tuo cappello. Devo dire che le priorità di Olivia non sono... Sono tipo italo-americani, quindi devono parlare un po' così. Il castello invece, beh, è stato portato via da mio fratello che ha anche rapito la principessa. Sai che novità? Ah, certo. Siamo in missione per fermarlo, ma il cammino è ancora lungo e ci sono dei nastri ad ostacolarci. Oh, giusto, ero andato a cercare la chiave del castello di Peak. Eravamo rimasti chiusi dentro, ricordi? Mario mi salva in continuazione, perciò volevo fare qualcosa per ricambiare una volta tanto. Oh. Sono davvero contento di aver ritrovato il mio cappello, ma devo ancora recuperare la chiave. Forza! Ancora la chiave? Beh, di certo la chiave ci tornerà utile se mai ritroveremo questo castello. Affidiamoci a Luigi. A Lodovigi. Buona fortuna, Luigi, arrivederci! Puttana! Questo mi serve. Beh, ora che sappiamo che sta bene, qual è il nostro prossimo passo? Qual è si scrive con l'apostrofo? Direi di continuare verso il castello di Peak. Ovviamente. Ma forse prima faremo meglio per lustrare un po' i dintorni, non sei d'accordo? Se proprio devo... Non sono d'accordo, Babbo e Bubi, devo farlo. Babbo e Bubi. Spacca quel pezzo bianco. Non posso spaccare Totti, Totto. Tutto. Perché mi fai esplorare i dintorni se non ho già fatto? Poi sicuramente ci saranno segreti, cose... La luna cattiva! Appena devo trovare un salvataggio. Qua mi sa che ho preso tutto. Ok, possiamo andare... Abbiamo... Ah, questo no. Quindi Luigi lo ha liberato e basta. Grazie da Albi 88. Questo non l'avevo detto. Benvenuto. Lei era in 7TV. Sicuramente ci saranno altri segreti. Sicuramente. Il canale Twitch migliore tra i canali Twitch di Player Inside. È vero.